si vede. Ciao amici, ciao amiche, benvenuti. Adesso non c'è nessuno, ma fra 4-5 minuti arriveranno tutti. Ciao! Allora, tra un po' arriverà anche il mio amico Stream Elements. Dopo ti presento Marchito, aspetta che entra un po' di gente così. Allora, vediamo un attimo. Twitch, condividiamo la mega live, amici miei, grandissimi. Partiamo col botto oggi. Non vedete quello schifo di Gran Premio reale che con quelle macchine truffa, ma venite a vedere il Gran Premio di Marco Drums Games Channel, che è molto più bello, è molto più realistico, molto più affascinante. Allora, poi qui ci sono le botte, là no. Qua ci sono i botti, eh. Allora, andiamo a condividere la mega live. Che ragazzi, ci sto facendo un po' fatica a vedere ultimamente e devo fare tipo così. Ok. È un po' l'età, Marco, sì, sì, c'è ragione. C'è ragione anche te, così, così ti assenta. Ecco qua. Allora, andiamo a Discord, Marco Drums Games Channel, poi andiamo a condividerlo sul mega Twitter, e poi andiamo a condividerlo, penso che la gara sia già partita, vero? 5 minuti, allora dobbiamo correre. Allora, andiamo a condividerla su Facebook. GP Spagna. Spagna. F1. Qui lo facciamo un po' a truffa, facciamo 2022. Live. Subito. Dov'è la virgola? Bella, ragazzi! Mitici. Ok. Bella Loki! Grande Loki, buongiorno. Buongiorno amico mio, ti presento il mio amico Marco, come si chiama come me? Ciao Marchito. Ah, ciao Stream Elements, lo so che entra Stream Elements è un bot, però è troppo forte perché entra sempre lui c'è sempre. Stream Elements è sempre con noi. Allora Loki, cambio di programma oggi perché la Formula 1 dei giorni nostri, quella realistica, è brutta, è noiosa, non è affascinante, anzi se quest'anno però è una figata. Lasciamo stare. Facciamo finta che quest'anno la Ferrari non sta vincendo. L'azienda agricola! Ciao grandissimo! Come stai? Come stai azienda? Oh, era da un po' che mancavi, amico mio. Io benone. Adesso ci facciamo questa mega. Oh, c'ho 8 marce, eh. C'ho 8 marce. Allora, ci facciamo una bella qualifica, ragazzi. Così corriamo e facciamo una cosa più bella della realtà. Allora, il tipo lì già mi sta dando paga, eh. Verstappen, ragazzi, ce l'abbiamo sempre in mezzo ai coglioni, eh. Vabbè, andiamo. Allora, ragazzi, come state? Come avete passato questa domenica? Come? Ciao Bimax, grandissimo! Gli impegni, amico mio. Allora, dobbiamo fare una qualifica decente, eh. Ci abbiamo già davanti Verstappen. Allora, qui le marce non sono come in Gran Turismo, ragazzi, qua. Sono veramente. Poi la Spagna è un circuito che sulla parte finale non è tutto sto granché. Grandissimi, ciao Bimax, come stai allora? Cosa avete mangiato ragazzi di buono, eh? Oh! Diciamo che Bimax, questo qui è il 2021, amico mio, ho messo 2022 così, sai, porta un po' di gente. Il 2022 ci sarà. Incredibile, bro. Ragazzi, facciamo finta di niente, tanto siamo in pochi. Non è successo niente, vero? Sì. Non è successo niente. Non abbiamo visto niente. Pasta al forno, buona la pasta al forno, amico mio. Allora, ragazzi, fate finta che non è successo niente. Ciao, ragazzi, benvenuti alla live. La ricominciamo da qua. Uè, zero aiuti, mi raccomando. La traiettoria curva. Beh, certo, Bimax, ma cosa ti credi? Ma cosa ti credi? Però vedi che quelle macchinette lì. Chi è questo qua? Chi è questo qua che c'ho davanti con la macchina rossa? Chi è che c'ha la macchina arancione? Oh, Verstappen è sempre lì a tampinare, eh? È proprio un testolino Verstappen. Dai che stiamo andando bene. Più o meno, almeno. Prima che parlavo stavamo andando benone, ragazzi. Chi è quello lì? È sempre lui. Porca miseria sto Verstappen. Adesso gli buco le gomme. Ragazzi, gli andiamo a bucare le gomme? Dai che gli andiamo a bucare le gomme Verstappen. Ah, Norris, grande. Buchiamo le gomme, sì, arancione, quel pazzo psicopatico di Norris.
Oh, dai che ce la facciamo. Allora, il 2022, ragazzi, esce il 1 luglio. Il 1 luglio noi siamo qui a portarlo al day one e mi raccomando, festeggeremo anche il compleanno di Loki, eh? Quindi, o Ricciardo, Ricciardo, dovresti essere più specifico. Chi è Norris o Ricciardo? Perché se Ricciardo mi sta simpatico, Ricciardo è un burlone, è un burlone. Allora, facciamo la struttura della gara al 100%, ragazzi, Quindi, accattivante gara. Oh, Drums ha vinto! Bravo, hai fatto un ottimo lavoro, hai guidato davvero bene. Ragazzi, quando Marco Drums vince, voi lo sapete cosa fa Marco Drums, vero? Si pettina, ragazzi, Guarda qua, guarda qui, amici miei, Marco Drums e si legge il nome. Amico mio, dopo lo leggiamo. Stavo dividendo la live. La griglia di partenza per la gara di domani è sarebbe Marco Drums Games, non sto Charles Leclerc che non so neanche chi è. Chi è sto Charles Leclerc, ragazzi? E ora attendiamo con ansia la gara. Domani attendiamo la gara con ansia. Dai che la gara reale è partita, dobbiamo partire anche noi. Ragazzi, facciamo un'ora, Facciamo un'ora di garetta, ragazzi, Ok? Dai, forza, forza, voglio il vostro supporto. Supporto e sopporto. Mettiamo anche il draghetto dalla parte giusta. Uè, Jack! Grandissimo! Dai che inizia la gara, è più bella di quella vera, la gara di Marco Drums. Adesso non so che cosa ho fatto, dovrebbe essere la gara. Allora, attendiamo il tipo che parla. Qui, sul circuito di Catalogna, per quella che si preannuncia una gara decisamente combattuta. A botte, ragazzi, facciamo i botti, Una pista da 4 km 650 metri che 4 km. Importanza, efficace e coraggio da parte del pilota, specialmente lungo la curva. Drums, sta parlando di Drums, Efficacia del pilota. E a tutta velocità. Fai presto perché tra un po' inizia quella vera. Dai, iniziamo prima noi. Iniziamo prima noi, Jack, dai, cacchio. Dov'è i milioni di follower che entrano dentro? Dov'è la gente a vedere la gara vera? Ho scritto Gran Premio di Formula 1 Barcellona 2022. Perché non c'è dentro la gente che si sbaglia a vedere, invece di vedere la gara vera, vede questa e dice, cazzo, è più bella questa, no? Dai. Quasi alla partenza ed ecco come si configura la griglia di oggi. Charles Leclerc parte dalla pole position. Leclerc sono io, Prende posto Max Verstappen. Nel resto della griglia invece sempre lì, è un gufetto, Azza, la scimmietta, c'hai ragione. Era Norris. E Fernando Alonso. Ricciardo Ocon. Ocon. Dai, Mazepin, dov'è Mazepin? Ma c'era Mazepin? Oh, Giovinazzi, c'è ancora Giovinazzi. Vedi. Ah, in Formula E, perché qui faceva poco niente, insomma, poveraccio. Mazepin c'è. Non era male. Allora, perché l'ha mandato via? Sti balordi. Allora, non manderanno mai via Marco Drums dal team Ferrari, Allora, la strategia non so neanche qual è. Quindi tra un po' mi diranno... Frizione! Wow, uomo tigre! Ah, e sai che canta nel mio cervello? Na 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 ni na na. Oh, ragazzi! Attenzione! Mi ha sgommato sta macchina. Troppa potenza. Ma perché perché fanno così? No, ho dato l'impostazione che non ci facciamo le botte. Aspetta, ragazzi, così è ridicolo. Allora. No! Ragazzi, non Ma no, allora lasciate stare questa schermata, Allora, impostazione auto, danni. Facciamo anche. Oh, non si può impostare! Che brutto! Vabbè, dai, andiamo avanti. Io volevo dare le botte! Ma dai, ma gli passo sopra! Ma se gli passo sopra non è divertente, vero ragazzi che non è divertente così? Bisogna darci. No, dai, così non è divertente. Rifamola. Che palle! Allora, dai, torniamo al menu principale. Ho sbagliato un settaggio. Tu stai calmo. Ragazzi, ho sbagliato il settaggio, amici miei. Cosa dobbiamo fare? Ma qualcuno non mi dice di bere, no? Oggi nessuno che mi dice di bere. Oh, ragazzi, andate a vedere le nuove emoticon, che ci sono delle molto fi... Ti ho fatto scontrare. Grande. È bellissima quella canzone, ragazzo. Allora, andiamo un attimo. Rifamola. Allora, eliminiamola. Devo rifare la cosa però, il giro lì. Allora, Bahrain no, oggi c'è Spagna. Dai, dobbiamo fare veloce perché sennò poi mi parte la gara vera e non va bene la questione. Allora, forse è qui che ho sbagliato, fammi vedere. Collisioni, sì.
manualmente, carburante basso, perché ragazzi, danni auto standard, qui avevo fatto non danni forse prima, né? Effetto danni auto ridotti, flashback, possiamo mettere anche al 50% perché Marco Drams è bravo. Perché i botti? Ecco. Sì, oh, se al massimo poi gli diamo i botti, li facciamo. Formato prove, no? Tentativo unica, completo, ok ragazzi, dai. Diciamo che, allora, come diceva il grandissimo Bima, ci togliamo tutto, controllo trazione, solo curve, vai tra, aiuto i box, sì, perché c'è due coglioni. Ok, bella lì ragazzi. Ciao, ciao amici e amiche di Twitch, benvenuti, benvenuti al canale. Dai, partiamo subito perché abbiamo già visto tutta questa parte. Allora, vai in pista, vai, vai ragazzi. Dai, 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 dai che si corre. Scaldiamo un po' le gomme, si scalda le gomme a 300 all'ora, non credo, eh? Verstappen, Verstappen. Ci abbiamo... Ciao amici, benvenuti ragazzi e ragazze, grandissimi, scrivete in chat, se non siete iscritti, iscrivetevi al mio canale, grandissimi. Era meglio quella di prima, facciamo finta di nulla? Ragazzi, come state? Mi avete sconcentrato, l'uomo tigre che entra dentro tutte le volte, io mi ricordo la canzone, te la ricordi Marco? Na 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 na. È impossibile quella canzone, ti entra nel cervello, non esce più, eh? Allora, abbiamo visto che la... quella macchina lì, la Red Bull, viaggia, eh? Viaggia di più. Sai che cos'è il casino? Mentre in Gran Turismo le macchine salgono più gradualmente, no? Come per fare il cambio marcia, qui in Formula 1, ma che roba, guarda, non devi cambiare, cambi subito. Cioè, è immediato, capito? Ma io dovrei stare davanti a a Verstappen, non questa situazione che io sono dietro, eh. Allora ragazzi, non so se ce la facciamo arrivare primi, eh, perché questa macchina qua oggi non è stata settata bene. Secondo me il mio compagno di scuderia ha fatto un po' i pasticci, eh. Non me l'ha settata bene, non me l'ha settata bene, ragazzi. Oh, lì per lì, ma niente, non ce l'ho fatta, non ce l'ho fatta. Che peccato ragazzi, che peccato, ma la gara dura un'ora, quindi... Legnazze tutti, alla prima curva ragazzi li legniamo tutti, grandi, ciao, ciao ragazzi, benvenuti, benvenuti. Allora... Dai, 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 saltiamo. Sono terminate. Uff. Io non vedrei neanche, stavolta non facciamo neanche vedere la parte iniziale che fa vedere dove sono, perché prima l'abbiamo già vista prima, è vero, hai ragione, hai ragione. Hai ragione. Oh, Jack ha riscattato Baby, grazie Jack. Oh, dovrei andare a prendere anche del bere. Allora fai finta che ho bevuto. Dai, 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 la prossima. Adesso poi appena andiamo a recuperare un po' d'acqua, qualcosa. È giorno di gara qui sul circuito di Catalogna a Barcellona, una pista che ha regalato duelli elettrizzanti nel corso degli ultimi anni. E scommetto che oggi... Ma sta piovendo nella realtà. Vediamo ora la griglia. Dai, devo rifarla. Ok, ci siamo. Conto su di te, non deludermi. Un'ora con l'acqua. Dai, andiamo di frizione. Uè, B-Max, la pioggia! Incredibile, incredibile. Cioè, proprio perché mi vuole bene sto gioco. Ma no, ma non è possibile, ma rifacciamola subito. Ma cos'è sta roba, Vimax? Ma cos'è? Ma poi non è realisticamente possibile, perché noi stiamo facendo il gran premio più bello di quello della realtà e là non piove. Ma porca! Lo sapevo che dovevo settarlo prima sto gioco, ragazzi. Dovevo settarlo prima. Vabbè, rifamola. Ottimo, direi, sì, bellissimo proprio, grande, grande. Grande inizio. Promettente proprio come... Dai, tanto ci vuole un secondo, quindi riusciamo, probabilmente forse sono partiti, forse sono anche arrivati, ora che partiamo noi, secondo me, perché il meteo
È dinamico, ma dinamico di che cosa? In base a che cosa mi devi dinamicare, che mi devi fare sta stupidata? Completo. Ciao ragazzi, benvenuti e ragazze benvenute. Partono, oh, partono le 15, dai che siamo in tempo allora. È per quello che ho fatto la live un'ora prima del normale, ragazzi, perché sapevo di anticiparli, così almeno sono più belle le nostre. La gente viene da noi e però il giro di formazione era interessante, eh? Ma chi se ne fotte, tanto qua non riusciamo neanche a finire un giro. Dai. Vuoi vedere che ci giri in giro di formazione. Che si giriamo dietro il giro di formazione è una cosa bella che forse non ha mai visto nessuno. Allora ragazzi, dai, il tipo ha già parlato prima. Sì, sì, altrimenti mica ti seguivo. Grande, grande. Ma lo sai che VMAX qua nessuno spoiler, eh? Quindi anche se nella realtà arriverà primo Charles Leclerc, io non te lo dico, non te lo dico. L'amico Marco li guarda sempre i Gran Premi, vero Marchito? E oggi invece ha deciso anche lui di vedere il Gran Premio di Marco Drums Games, che è più interessante di quello reale. Non credo che sia andata così, però Marco dice di sì, giusto? No? Grande, grande, grande. Vedete il mio amico Marco, grandissimo. È venuto apposta a vedere quanto cavolini di Bruxelles sta viaggiando sto Verstappen. Eh? A tutte le fortune a tutti. C'ha ragione, lo vede in diretta, eh? Non lo vede in live come voi, ragazzi. È una cosa incredibile questa qua. Ma è una macchina da Formula 1 o è un catorcio? Cioè non riesco a capire. Forse è per quello che sono state cambiate le macchine, ragazzi, perché una volta erano veramente ridicole. Dai, dai che lo becchiamo. Dai che lo becchiamo. Non lo so, ragazzi, cosa dite? Magnifico, sei in pole position. Sì! E come sempre gli amici sanno, quando Marco Drums arriva primo è caduto anche il drago da dietro, perché c'è il ventilatore, ragazzi, devo andare a tirare sul drago. Sì, si fa. Una bella... Leo? Leo? Puoi venire un secondo, mo? Concluse le qualifiche. Oh, questo si potrebbe fare anche vedere. Amore, scusa, mi tiri sul drago, che se... ho fatto talmente una brava da pettinata che ha detto anche il drago, ha detto vai, siamo primi, come possibile? Ok, occhio al muro destro dopo i primi 3 metri. ci sto attento amico mio, dai facciamo un po' di attenzione al muro. Frizione. Go. Dai catorcio, vai! Cosa viaggia Verstappen? Chi è questo qua che mi sta superando di fianco ancora? No! No, questo non lo lascio passare. No! Mi hanno fatto girare! Butti balordi! Dai, the show must go on. Ma che cosa fai la mano? Fai così! Hamilton, vado via! Ciao! Ragazzi, mi hanno fatto girare, eh! Abbiamo una strategia alternativa a disposizione sul DMS. Si poteva fare? Ok ragazzi, la vedo dura fare un'ora così, eh? No! Attenzione, virtual safety car? Virtual safety car è stata attivata per via dei troppi detriti in pista. Troppi detriti? Rallenta, delta negativo, vuol dire che stai andando troppo veloce. Rallenta. Sto rallentando, Ciccio. Quanto devo andarci? Quanto all'ora? L'ho detto rallenta? E quant'è la velocità? Il regime di virtual safety car sta per terminare, bandiera verde in arrivo. Mantieni positivo il delta fino alla bandiera verde. 5 secondi da Norris, devi stare a 5. Ah, ok. Safety car andata! Sì, grandissimo VMAX. Aspetta che questa qua non frena una sega, ma me l'hanno rotta, secondo me si è scassata la macchina, ragazzi, eh. Come Verstappen il giro più veloce, non è quello di Marco Drums Games. Ma poi il giro veloce che siamo sotto safety car.
Sarà un giro del merda, sarà. Va bene, dai. Corriamo, corriamo, ragazzi. Ottava. Non ho la possibilità di vedere quelli dietro, no. Porca loca. Oh, ma non tiene una sega sta macchina. Ma com'è possibile, ragazzi? Bandiera verde. Cioè, non è proprio la pista preferita, sinceramente, però non è malvagia come pista. Ciao ragazzi e ragazze, benvenuti e benvenute alla mega, no, io lo direi più forse la gara più bella di quella della realtà, perché effettivamente non è proprio andata così, però va bene, dai, dai. Mi hanno fatto girare, voi ragazzi che siete entrati adesso, mi vedete in settima? Ah no, quinta posizione. Questa parte lì si può andare, eh? È un po' una parte... Oh! Ciao amici e amiche di Twitch, grandissimi, come state? Scrivete in chat così vi posso rispondere, amici miei. Sto... Perché c'era il coso di entrare? Uè, zio Mario, grandissimo! Anche tu come gli altri mitici siete entrati a vedere la mega... gara di Formula 1 2022 Spagna di Marco Dramsges, che zio Mario è più interessante di quella reale, ragazzi, è veramente una cosa interessante. Qui mi hanno fatto girare, ho buttato fuori Hamilton, ho perso ovvio. Ti presento il mio amico Marco, che è venuto anche lui da lontano per vedere la gara. Chi è questo parassita qua che mi vuole? Ricciardo. E chi è quell'altro a destra? Ragazzi, mi hanno fatto... mi buttano fuori, zio Mario, ma digli qualcosa, dai, ma non si fa così, è una gara, dovevano essere puliti. Va. Ciao amici e amiche di Twitch, benvenuti ragazzi e ragazze. Ricciardo mi ha passato, ragazzi, c'ho la macchina che non va bene, non è stata settata bene dai meccanici della Ferrari questa notte, secondo me hanno fatto baldoria. Box per il musetto, box. C'ho il musetto rosso, B-Max, caspita, box, che adesso... Adesso il musetto è andato. Va bene, andiamo a cambiare il musetto, va? Virtual safety car attivata. No! Ciao amici, virtual safety car, ragazzi, non gira più. C'è stato un incidente. Adesso per fortuna che c'è. Ok, rallenta. Delta negativo, vuol dire che stai andando troppo veloce. Ciccio, lo so. C'è il meccanico qui nell'auricolare che mi continua a dire un sacco di roba. Ma stai zitto, meccanico, mi sconcentra sto meccanico. Fate la benzina. Ma io non lo so, ma devo cambiare. Ma c'ho le gomme. Cambiate solo la benzina, meccanici. Non si fa più la benzina. È 10 anni che non si fa più la benzina. E fatemi la benzina! Siamo fermi, cazzo! Ah, fanno solo il cambio di gomme? Ma non mi hanno fatto il cambio di gomme? Credo proprio di sì, Dai che mi hanno fatto il cambio di gomme, almeno. Abbiamo almeno i meccanici sono stati bravi. Dai! Ultima sosta prevista. Ah, qui è automatico. Già partiamo malissimo. Che cosa sono? La virtual safety car sta per finire, tieni il ritmo fino alla bandiera verde. Il regime di virtual safety car sta per terminare, attendi la bandiera verde. Prendiamo la bandiera verde. Porco, ma quanto delta è? Ci siamo presi una penalità, drive through, passaggio obbligato dai box. Ma no, ragazzi, ce l'hanno contro di noi. Siamo troppo forti, siamo troppo forti e questa commissione di burattini ce l'ha contro di noi. Sì. Dai, lo facciamo nel giro prossimo, così mi scaldo. Ragazzi, cosa dite? Facciamo un drive through subito, che ce lo togliamo. Bene, ma non benissimo. Sono d'accordo con te. E per leggerti abbiamo fatto fuori l'altro musetto. E vai, raga, bellissimo, un altro musetto. Io la vedo veramente dura fare un'ora così, Però dai, ci divertiamo, almeno ci divertiamo. Ok, però io credo proprio che questa macchina non è stata impostata, perché la bravura di Marco Drums Games si sa qual è. Soprattutto. A drift, raga. Dai, allora, secondo voi mi cambiano il musetto?
prevedo la finestra 7, 7, e 45 è bellissima. Eh sì, credo proprio anch'io, amico mio, credo che mi butto contro un muretto piuttosto e sfascio la macchina. Ciao amici e amiche di Twitch. Allora, purtroppo la gara è un po' più dura del previsto, eh. Non vorrei portare sfortuna al mitico Charles Leclerc e la Ferrari oggi, che se lo faccio, ragazzi, non è colpa mia, eh. Però questa macchina qua oggi non è stata impostata bene. No! Ma tu vuoi dire che fa il drive... No, grandissimo! Mi cambia il musetto. Non è che dopo devo fare il drive-thru? Va bene, come dice il grandissimo B-Max, bene ma non benissimo. Credo di essere il 19esimo. Hamilton è più schifo di me. Si è ritirato. Che bello! Cazzo! Ciao Kevin, grandissimo! Tu dici che fai prima di avviare la gara. Sì, sì, dopo la penalità. Amico mio Kevin, questa è una gara reale, eh. Qui siamo realmente sul circuito di Spagna. E un'ora così, come dice il grandissimo Bimax, sicuramente la gara finirà alle 7, 7 e mezza, quindi state tutti per forza fino a stasera a vedere la finale incredibile di questa gara di Formula 1 GP di Spagna 2022 con Charles Leclerc. La Ferrari non proprio ha lavorato bene, non è settata bene, sento che fa un po' fatica quando dai gas, non mi sta dentro, è un po' rally oggi. E il grandissimo Marco Drums Games Channel, che corre per voi oggi e insieme a voi. C'è un sacco di cani, perché? Ma quante bandiere? Fai passare altrimenti altro pianeta. Ah, ok. Devo far passare il primo, incredibile ragazzi, io credo che questa gara finirà malissimo. Oh, un bel po' di drift, perché? Dai che li sto facendo passare, su! B-Max, bene ma non troppo, io direi. Stavolta mi sa che gli occhiali, quelli fighi, non posso più tirarli fuori, però... Bandiera blu, bandiera blu. Perché la bandiera blu? Cosa è successo? Perché devono doppiare. Pure mi devono doppiare, ma non è possibile. Felice, c'è Felice e Olli. Felice è indiavolato, ragazzi. Indiavolato. Leo! Felice, guardate Felice! Ciao Felice, stai calmo! Doppiato blu, devi lasciar passare. Che balle, ma non è possibile, io sto facendo una gara pazzesca! Bandiera blu, crea una certa distanza e lascia passare la vettura dietro di te. Sì, ma come faccio? 35,4 secondi. Ma io posso passarlo. Ah! Leo! Amo, va che si stanno prendendo sotto i cani. Vai, manda giù Olivia, chiudi. Dai, Leo! Ragazzi, un bordello anche di cani qui. C'è Felice che fa il pazzo. Dovete venire voi a prenderlo, siamo in live. Ecco ragazzi, dai. Metti Olivia, mandala lì sulla scala e chiudi. Leo, fai quello che ho detto, per cortesia. Olivia, bandala giù e chiudi la scala. Lascia su Felice, che tanto lui sta a fare. Fa un casino, ragazzi. Fa un casino, Felice. Ma è possibile che mi fanno girare? Questa macchina, ragazzi, non va bene. Non ha deportanza. Io direi che è la deportanza qua che è. B-Max, qui è la deportanza che fa le cose, Chiudi e non aprire, Leo. Ok. Grazie, Leo. Ok, dai, io credo che non devo mai mettere in prima. Sicuramente, eh? È la deportanza, Russell, dammi scia! Attenzione che sto andando addosso, devo stare molto attento con la scia. Allora ragazzi, al 1° luglio io vi aspetto tutti sul Formula 1 2022. Ci vuole da bere, quella roba lì da bere, grande Kevin. Allora io Kevin ti aspetto con le nuove macchine, che sicuramente sono molto molto più performanti di questo rotame che c'è in mano adesso, che non sta in strada, non riesce a dargli gas. Hanno fatto un pessimo lavoro di aerodinamica, il tipo lì, io lo licenzierei subito. Perché devo farlo passare? Che
Sto competendo? Sei serio che devo farlo passare? Ma non c'è! Vi sto dando via! Ok, il distacco è 53,6 secondi. Oh raga, quella curva lì è terribile! Ah, la macchina! Dici che la Red Bull va meglio? Beh dai, no, non credo! Oggi vedrai. L'anno scorso? Ma lo sai, amico mio, che il cuore italiano che ci batte dentro soprattutto per Charles Leclerc e per la mitica Ferrari, la Ferrarina. Dai, dai, vai Ferrarina, vai, vai Ferrarina. Ottava, oh, che mi ha fatto mettere l'ottava e poi subito in terza. Lo sai, amico mio. Ti ricordi il campionato che comunque potete seguirlo tutto su YouTube, ragazzi, le gare che abbiamo fatto con la scuderia io e il mitico Kevin. Seguite anche il suo canale, che anche lui streama. Vabbè. Oh, io ho visto il mio alettone andare, Raikkonen, fammi passare che in teoria dovresti avere la bandiera blu, No, perché vabbè, però dovrebbero darmela per rispetto, perché sono Charles Leclerc. No, io tutto devo conquistare, Devo essere il più bravo di tutti e ti supero adesso. Oh! Belli. Allora, non posso mettere in terza perché sta macchina... Oh! Secondo me sono le gomme un po'... Mi hanno dato le gomme quelle usate della scuderia, non so, dell'Alfa Tauri. Le gomme da masticare. Sì. Mi ha dato le gomme della Vivi, non si può dire, pubblico. Comunque abbiamo capito, no? Tutte masticate, hanno fatto su una bella lamina sopra, bandiera blu. Secondo me è stato Hamilton che mi ha messo le gomme da masticare sulla gomma, ragazzi. Vabbè, peggio di Hamilton non posso fare, Quindi già... Già è una vittoria. Adesso vedrete che li becco tutti, Il distacco dalla vettura che ti precede è 53,7 secondi. Ciao amici e amiche di Twitch, benvenuti ragazzi e ragazze. Non frena una sega sta macchina, come mai non frena? Ma come mai mi hanno dato la macchina difettosa? La vettura dietro di te, lasciala passare. Ma no, come lasciala passare? Ma vado più veloce io? Ma lasciala passare di che? Vieni qua. Perché dovrei lasciarla passare, ragazzi? Che vado più veloce io? Oh. Bandiera blu. Ma non è possibile. Vado più veloce io di loro. C'è uno quando praticamente è doppiato non può più fare una sega. Devi continuamente lasciare il... lasciarli passare. Io sto andando più veloce di loro, Guarda, sto andando molto più veloce di lui. Perché dovrei lasciarlo passare? Dite che mi danno una penalità? Dice l'amico Marco, chi se ne frega, Ce l'ho dietro? È dietro di me? Istruzioni poco chiare, esatto, bravissimo, perché ascolta, se io vado più veloce, perché allora un conto se tu mi vieni veloce, no, Formula 1, se tu sei doppiato ti devi lasciare passare, poi se vuoi se riesci ti sdoppi, nel senso che la vado a lasciare passare, tu adesso sei 19esimo, se ti passa al 18esimo poi da quando ti passa al 18esimo tu puoi cominciare a sdoppiare, in teoria. Io ti puoi sdoppiare subito, però è un casino. Tecnicamente se sei sdoppiato sei più lento, diciamo che allora si tratta di una anomalia. Io sono più veloce perché io sono Charles Leclerc, amico mio,
Come fanno a dare una bandiera blu a Charles Leclerc? Io gli staccherei le dita a morsi. Bandiera blu, bandiera ancora, blu. ancora. Ma vado più veloce io di lui. Ma chi è quel cretino che c'ho dietro? Ma chi è? Non si sa chi è. Guarda come gli do paga. E devo lasciargli la bandiera blu. Mamma mia, mi stanno facendo bandiera arrabbiare. Mi fanno arrabbiare il drago. E lascia passare la vettura dietro di te. Non lo lascerò mai passare. Piuttosto gli prendo 5 secondi di penalità. Io non lo lascio passare quello là dietro. Ma chi è? Deve venire contro per farlo passare. Il distacco dalla vettura davanti. Ciao Batman Warrior, grandissimo. Oh, non ci credo! Non ci credo, Batman, incredibile! È partita così da un momento all'altro. Virtual Safety Car, dai. Chi è che era però? Chi è che era? Che voglio vedere chi era. Era quello là davanti, vero? Io gli vado addosso. Tanto. Oh! Ma come? È troppo basso e rischiamo una penalità. Ancora questo delta! Dai, ma cosa devo andare? E muoviti! Batman, grandissimo! Allora, ragazzi, amici e amiche di Twitch, la mia gara è più interessante di quella reale. Che questa gara non sia un pronostico. Esatto, allora, la mia gara è molto emozionante, però non è assolutamente quello che succederà oggi. E se succede qualcosa di brutto, non date colpa a Marco Dance Games, che non c'entra niente. Io volevo fare una gara perfetta, e invece è un disastro qua. È un disastro, ma perché, ragazzi? Secondo me è perché i miei meccanici stanotte non hanno lavorato bene. Si dà sempre la colpa al meccanico, no? O le gomme sono quelle dell'anno prima, che ci hanno buttato su un po' di colla e detto vai là che va bene, perché dobbiamo risparmiare su qualcosa, tu costi tanto perché sei Marco Drums Games, Charles Leclerc. Ragazzi, che disastro! Che non mi rompano le scatole anche dentro i box, che vado più veloce, perché Virtual Safety Car sta per terminare, bandiera verde in arrivo. Dai ragazzi, dai che ce la facciamo. Mi raccomando, ragazzi, iscrivetevi al canale. Grazie Batman che mi hai seguito, grandissimo, mitico. Allora Batman, ti faccio questo per ringraziarti dell'iscrizione. Grandissimo. Oh, via Batman, andiamo. Dopo questa partita ne fai un'altra. Assolutamente sì, se non ho un infarto. Okay, perché dura 60 minuti questa gara, Batman. come il Gran Premio vero. Ma sei nei box. c'hai anche ragione anche tu, C'hai ragione anche tu, Kevin. È più tempo che sto ai box, ma non per colpa mia, per colpa dell'auto che non è stata settata bene, ragazzi. E quindi diciamo che questa Ferrari è come viaggiare su il compagno di scuderia è poi appena rientrato ai box. Ai box. Diciamo che è proprio una gara emozionante e questa macchina sembra di essere su una pista imburrata. È proprio il termine giusto. I meccanici. Sicuramente la macchina, esatto, bravissimi ragazzi. Avete capito il problema dove sta? Adesso, quando finisce la gara dopo un'ora, vado là e faccio un casino nei box che li faccio licenziare tutti. E andiamo da quelli della Red Bull e gli diciamo se vogliono venire da noi, anche se la paga è minore, la macchina fa schifo e non gli diamo neanche i giorni di ferie, quindi direi che verranno tutti sicuramente. Io credo di sì, poi sono già lì fuori dalla porta. Gara emozionante e lunga. Esatto Batman, per quello che non so se dopo un'ora ce la faccio ancora a tenere in piedi un qualsiasi tipo di di gara, ma se sì andiamo magari a Monza, perché a Monza mi piace, a Monza devo dire che vado abbastanza forte. Martita. Ma la prossima settimana, allora ragazzi, settimana prossima Marco Drums mi sa che ha da fare, perché se settimana prossima c'è Monte Carlo, quella gara lì ragazzi la passerò tutta nei box. Se già questa che è tranquilla me la sono fatta tre quarti nei box a Monte Carlo, ragazzi, si ride, quindi vi aspetto domenica prossima, giusto? Domenica prossima nella live di Marco Drums Games. E questo meccanico continua a dirmi un sacco di cazzate dentro nella sta cuffia, ma stai muto, continua a sconcentrare. Mi ha detto qualcosa che era interessante anche, però non l'ho sentita. Monza, dai, dopo un'ora facciamo Monza, assolutamente. Oh, comunque Batman, seguimi anche stasera che sono su Gran Turismo 7, che lì indubbiamente si gioca molto meglio. Ho quasi tutte le automobili e stasera andiamo a fare un po' di
Nürburgring, il Nürburgring e Nordschleife, con la Ferrari F50, che l'ho comprata ieri, 3 migliori e 3. Di lì siamo un po' più competenti. Qua in Formula 1 è un po' un casino. Ah, ho fatto la battuta. E comunque Batman, al 1° luglio ti aspetto. Allora, stasera alle 21, dopo le 21 andiamo in live. Sì, ma sto cane sta il gatto, graffia, eh. Aspettate ragazzi. Aspettate, vai Marco perché si fa male col gatto. Allora, nella vostra Formula 1, anche tu il Gran Turismo, bella, dai, allora ti aspetto stasera. Allora, dai. Oh! Allora, per colpa di Felice, il cane, ha fatto su un casino. Allora, se fa casino col gatto, bisogna mettere giù lui e Olivia sopra. Che casino, Felicino. Allora ragazzi, voi dovete sapere una cosa, che nella vita reale, anche nelle gare, se succede qualche bordello si può mettere in pausa e continuare. Ah no? Mi dite di no? Incredibile, è una cosa che non sapevo. Allora dai, vediamo se riusciamo a recuperare. No, io non ho Gran Turismo. No, va bene, ma ti aspetto a vederlo insieme. Gran Turismo 7 è fichissimo. Dai, diciamo che forse a sto cambio mi hanno messo un musetto che tiene, forse tiene un po' di più ragazzi, non vorrei dire stupidate che adesso mi giro, però forse hanno messo un musetto che tiene. Ciao amici e amiche di Twitch, benvenuti ragazzi e ragazze, Marco Drums Games, Formula 1, Gran Turismo, no, Formula 1 Gran Turismo non esiste. Formula 1 GP di Spagna 2022, lo facciamo insieme ed è veramente emozionante, incredibile, cose mai viste. Hamilton che mi è venuto addosso, non è vero, sono andato addosso io, però Hamilton che mi è venuto addosso e si è ritirato, quindi la macchina non viaggia, è veramente colpa dell'autos. Colpo di scena a Badilate. Ah! Sì, ce li ho tutti, grandissimo. Io porto sul mio canale YouTube tutto, c'ho anche un canale YouTube se vuoi andare a vederlo, se ti fa piacere. Se scrivi punto esclamativo mitico, no, punto esclamativo mitico e c'è il canale Twitch. Punto esclamativo social. C'è il mio canale YouTube, così puoi cliccargli sopra e andare a iscriverti. Là ci sono 1400 video, 1300 e passa video, con tantissimi giochi e tantissimi unboxing, tutorial e un po' di roba. Ciao amici e amiche di Twitch, grandissimi, siamo tutti al Gran Premio di Spagna. Avete visto che li sto recuperando, ragazzi? Dai. Mi hanno messo l'allettone giusto stavolta. Mi hanno messo l'allettone giusto, ragazzi e ragazze. Dai, che recuperiamo. Dai. Li vedo. Oh, che bello Batman. E vedrai quando arrivano anche tutti i nostri amici... Le chat come sono fighissime, eh? Adesso chiaramente oggi, sai, essendo domenica pomeriggio presto, tanti amici della chat, i miei amici e gli amici di Twitch sono anche a, magari, non so, al parco, a farsi il giro al mare. Alla sera arrivano e siamo veramente una bella ciurma. Quindi benvenuto nella chat di Marco Drums Games. Grazie del follower, eh? Ex! Le salto fai... sì! Ecstasy, grande! Ciao mitico! Mi raccomando, iscriviti al canale, amico mio! Sì, fai benissimo. Allora, io ti dico, il Formula 1 ci giocavo parecchio tempo con l'amico Kevin, che è qua in chat anche lui, e abbiamo fatto parecchie cose. Allora, facevamo il weekend lungo con, sai, 60 minuti di prove, un casino, eh? Abbiamo fatto la nostra scuderia,
abbiamo fatto un sacco di cose fighissime, abbiamo giocato 3 mesi, poi dopo ci siamo un po' scassati, è arrivato Gran Turismo 7, io la maggior parte streamo su Gran Turismo 7, che lì vado veramente forte, e diciamo che Formula 1 mi diverto un botto, ti dico la verità, perché mi diverto a giocare. Oh, bello! Una partita pubblica su MotoGP, grandissimo, grandissimo. È bello giocare online. Infatti io gioco spesso con gli amici di Twitch che mi lasciano il follow e poi ci mettiamo d'accordo e giochiamo. Oh, ragazzi! C'è una nuova strategia disponibile sul DMF. Colpo di scena. Vediamo se riusciamo a batterlo. Ce l'abbiamo fatta! Certo, senza problemi. Toy entra nelle live in cui ci sono i giochi in comune e ci mettiamo d'accordo, ok? Batman, grandissimo. Sì, senza problemi. Io no problema per giocare con gli amici di Twitch. Oh, grazie Ecstasy. Oh, per leggere il tuo nome. Grazie del follower, ragazzi, grandissimi. Fate un sacco di pubblicità al mio canale, così più. Perché bandiera blu? Perché bandiera blu? Che l'ho superato. Perché bandiera blu? L'ho superato io. Non sto andando più piano. Dai, no, il regolamento è tutto da cambiare, ragazzi. Io non riesco a capirlo. Sti meccanici hanno rotto. Sì. Ciao Giulia! Oh! Allora, Batman, adesso è arrivata la Giulia e forse anche Lord. Adesso vedrai la chat animarsi perché la Giulia è la più brava moderatrice del pianeta ed è la mia moderatrice. Intanto qui c'è Felice, il cane del mio amico Marco, che sta facendo un bordello che voi non potete immaginare. Oh, grandissimo. Giulia, ci sono anche le icone nuove? Non so come si fa a tirarle fuori perché io l'ho fatte stanotte. Vedi se ci sono, Giuli. Ci sono 2 nuovi amici e il grandissimo Batman. Aspetta, che faccio la curva. Ciao Lord! E Ecstasy, orca miseria! No, per guardare il nome, scusate ragazzi che c'ho una memoria un po' di fango. Ah, Lord, una gara entusiasmante, adesso non mi tiene più dentro. Ah, ce l'ha di fianco. L'hai viste le nuove? Eccole lì! Ah, bellissime, guarda che belle. Ragazzi, ci sono delle icone nuove fighissime. Dovrebbe esserci anche Holly, ecco. Ciao Batman, eccolo lì, ragazzi, Lord e Julie, il grandissimo Batman. C'è scritto prima. Oh, incredibile! Ah, grande Batman, è vero, lui è nuovo di oggi. Perché non va sta macchina? Vabbè, ho tolto la. Oh, non ci credo! Spegni il motore. Non ci credo, ragazzi. Dai, facciamo il flashback. Dai, andare a scan. Grande Lord. Grazie ragazzi. Lord e Julie sono i miei moderatori, sono veramente bravissimi. Grandissimi. Bella lì Lord. Anche l'amico Ecstasy. Anche l'amico Ecstasy, ragazzi. Anche l'amico Ecstasy si è iscritto, 538, dai amici miei, altri due ragazzi e facciamo 540 follower, dai, forza ragazzi. Oh, bravissima Giulia, oh, che è arrivata la mia moderatrice, grandissima Giulia, grazie, dai ragazzi. Vai, il meccanico dice nella cuffietta, vai drums, aspetta che mi devo pettinare. Non spingere subito, cerca di portare le gomme a temperatura. Ok. Portare le gomme a temperatura, ha detto il meccanico, ragazzi. Siamo 19 di 66 giri, La vedo veramente dura. La vedo veramente dura arrivare primo. Anche perché avrò tipo 160... Grande Giulia, grazie, mitica. Benvenuto a tutti i nuovi amici, La chat è fighissima. Si può scrivere tutto quello che si vuole. Dai, corriamo. È più interessante e avvincente la gara di Marco Drums Games che quella reale, Noi siamo con la Ferrari, italiano, si corre per lo spirito del cavallino, però sta macchina
me l'hanno messa un po' male, eh? Non è proprio stata messa a posto bene. Fa cose un po' strane, ragazzi, eh? Fa cose un po' strane, tipo... Quante belle icone! No, oh, se ti crasha Twitch ritorna, amico mio, mi raccomando, dai! Allora... Ciao amici e amiche di Twitch, benvenuti a tutti e a tutte. Mi raccomando, se non siete iscritti lasciate il follower, che stiamo quasi arrivando a 540, amici miei, e... amici di Twitch, grandissimi, e ci facciamo delle mega live. Oh, divertenti, live divertenti, dai. Allora, questa gara sicuramente non sarà forse la gara più bella per la Ferrari, ma sicuramente sarà una gara emozionante e divertente. Oh, brava Giulia, brava, grandissima. Se eri più vicina mi facevi i capelli anche a me. Grande. Dopo mi manderai una foto, eh? Grazie Batman. Allora, sicuramente... Brava Giulia, grandissima. Sicuramente, ragazzi... Questo qua lo prendiamo, eh? Sicuramente questo qua ce lo prendiamo, ce lo mangiamo, eh? Ciao amici e amiche di Twitch, benvenuti ragazzi. Non è un pronostico della gara, non si dice che cosa succede nella realtà, ma noi ci schiaffiamo 66 girozzi, raga? Oh, bravo, così... Dopo, quando facciamo i giochi in comune online, ci mettiamo d'accordo. Grande Batman, grazie. Bella ragazzi e ragazze, benvenuti al Gran Premio di Spagna 2022. Oh, grandissimo Loki, grazie, eccoli qui i comandi per sapere i canali di Marco Drums Games. Bravissimo su YouTube e su Twitch AI mitico, cioè non sarebbe AI ma sarebbe punto esclamativo mitico, punto esclamativo social. Grande Loki, grazie mille amico. Allora dai, possiamo secondo me anche recuperare la gara, sicuramente non vince, anche se comunque ci sono tantissimi giri, Grande Loki, sì, è entrata la Giulia e Lord Loki. Borderlands 3 su PC è molto carino, eh sì, ti ricordi, mi sono iscritto al canale YouTube, grazie Batman, grandissimo, lì ci sono 1300 video, Loki, c'è il grandissimo Batman che si è iscritto oggi, e anche Ecstasy si è anche iscritto, bella lì ragazzi. Sì, è vero. Abbiamo una bellissima chat, Batman, quindi vedrai anche tu stesso che... Dovevo andare a prendere Norris, ragazzi, eh? Dai che andiamo a prendere Norris. Ciao amici e amiche di Twitch, benvenuti ragazzi. Dai che dobbiamo andare a prendere Norris. Orca. Sì, stasera sì Loki, stasera abbiamo Gran Turismo, ho già detto anche a Batman e al nostro amico Ecstasy che stasera ci facciamo il Gran Turismo 7, ci facciamo una bella lobettina, andiamo a vedere le livree nuove di Charter, tante robe, tante cose stasera ragazzi. Ventitresimo giro su 66, ragazzi, non siamo ancora a metà,
è veramente dura, è veramente dura. Dai che andiamo, sì sì, Borderlands 3 è molto bello, poi Epic ragazzi li regala davvero i giochi, non bisogna avere abbonamenti, non bisogna avere nulla. No! Cos'è successo? Dimmi se stai bene. Livreno. Oh! No! era girato il volante. Perché allora io vi dico che il Formula 1 vecchio non ha il force feedback. No, 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 no. Ma no, ma come si fa? Ma come si fa ad andare indietro? Ma dai, gioco! Non puoi finire così la gara, ma non si può! Come faccio io a riprendere da qui? Devi andare più indietro! No, è impossibile. Così, ragazzi, dal nulla. Dal nulla è finita la gara. Replay flashback, amico zio Tom. Devi farmi andare più indietro. Ah. Dai, rifiamola. Ciao a tutti, Marcello! Buongiorno, Marcello! Buon domingo, obrigado, Marcello! Oh, oh! È Formula 1 2022, Spagna! Io... No, dai, ma mi sono venuti addosso! Spegni il motore e aspetta gli steward, è stato un brutto incidente. Ma perché fanno così? Ma perché fa così? raga? Perché mi vengono addosso? Dai! Ciao Marcello! Mio cognato, ragazzi! Ok, dai! E niente! E mi continuano a venire addosso! E mi vengono addosso! E mi fanno arrabbiare! Mi fanno arrabbiare okay, il drago, ragazzi! Il drago! Non deludermi! Sono super fan, grande Marcello, grande Marcello, un bacio cognato, livree nuove, no dai, oh come sta il Brasil, oh mio amico, sta Kenchi, a chi in Italia è molto molto Kenchi, sì, livree non so di che cosa, sorpresa. E infatti Lord. Dai, cerchiamo di fare una gara più come quella realistica. Oh, guarda che bella quella icona, Carla, Julie. Io e la mia meravigliosa mogliettina Carla. Allora, ragazzi, e questa è Holly, le icone di Holly, sono bellissime le icone nuove, ragazzi. Stasera correrà anche Carla, ve lo dico, quindi se volete venire, anche mia moglie Carla corre a GT7. Poi ci sono quelle della macchina. Ci sono quelle del drago, quelle di Marco Drums che vi saluta. Oh, dai! Ci siamo, raga, non affrettiamoci, andare a prendere Norris che non serve a niente. Queste qua sono quelle mitiche. Ciao ragazzi, benvenuti, stiamo facendo il primo giro del GP di Spagna. Gran Turismo per due giri, senza danni facevo... sì, anche io lo faccio, quello è divertentissimo. E quello è divertentissimo. Qua ho voluto proprio oggi fare una sessione realistica come quella del Gran Premio che stanno svolgendo realmente i nostri amici, Charles Leclerc e Sainz.
augurandogli un gran premio incredibile, portandogli fortuna, si spera. Grazie Giulio. Dai, due iscritti ragazzi, e oggi arriviamo a 540 iscritti, mitici, dai, iscrivetevi al canale. Orca, mi sono andato addosso raga. Allora, voi non potete capire quanto frenano il computer, sono davanti, frenano all'ultimo e frenano molto di più. Vedi? Abbiamo una strategia alternativa a disposizione sul DMF. Dai ragazzi, iscrivetevi al canale. La pista è libera, bandiera verde. Per fortuna la pista è libera. Ciao amici, amiche. La safety car sarà attivata. C'è stato un incidente tra più vetture che ora sono ferme in pista. Dovrai ridurre il ritmo. Grande Batman. Grazie ragazzi. Iscrivetevi. Così facciamo. C'è una nuova strategia disponibile sul DMF. Dai, sta visto la safety car. Allora, esci virtual safety car. è vero, siete tutti mitici quando vi iscrivete. Ok, rallenta, delta negativo, vuol dire che stai andando troppo veloce. C'è da bere, mamma, per piacere, la bottiglia. Esatto, sottratti. La virtual safety car sta per finire, tieni il ritmo fino alla bandiera verde. Il regime di virtual safety car sta per terminare, attendi la bandiera verde. Non gira più. Sì, Batman, PlayStation 5 e Xbox Series X. Adesso stavo anche vedendo di fare delle grafiche fighissime con OBS, però ho delle problematiche col gatto che scatta, devo vedere un attimo come fare. Allora, io credo che ormai l'alettone è andato e non mi tiene più, raga. Ho paura che l'alettone sia andato, eh. Non riesco più a fare le curve. Guarda, vedi? Mi butta fuori. Ah, non è mica stasera alle 7. Alle 7, alle 8, alle 9, mi diceva l'amico ieri. Grande Lord, assolutamente sì. Porca loca! Non tiene, ragazzi, non tiene nulla. E vai dentro sto box. E allora beviamo. Assurda sta gara, ragazzi. Dai, muovetevi. Dimmi, Giuli. Vai ora. Vai ora, Ciccio, me lo dice il meccanico qua, vai ora, siete voi che dovete cambiare la lettura. Abbiamo un'ultima sosta nella nostra strategia. Carla, ultima sosta, no, per oggi non c'è, oggi lavora e poi credo che vada a correre, quindi... Marco Drums,
Take down, quella! The Game Verstappen. Ciao The Game! Benvenuto, benvenuto, thank you! Mi si è scassato l'alettone, ragazzi. Mi si è scassato l'alettone. Adesso si comincia a correre bene, eh? Cominciamo a correre bene. Marco Drums, Marco Drums. E vai. Vai. I miei vicini stanno facendo una festa di compleanno sotto il sole, mi hanno chiesto se andavo anch'io e io gli ho risposto di no. Perché okay, fa troppo caldo. Distanza dal compagno di scuderia, 27,5 secondi. Grandi, ciao amici di Twitch, grandissimi. Star sotto il sole tutto il giorno, anche no. Grande, grande Batman, grazie, grazie Batman, grazie la mitica Julie. Va, va, ma devo andare sotto il sole, ma sei fuori Julie. Piuttosto sto qua a giocare 2 ore a Formula 1 a continuare a sbattere. Ma no, 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 anche no. Oddio, se avevano la piscina, magari un paio di tuffi a bomba li facevo anche, eh. Oh, alla fine siamo... Oh no, Jolie. Alla fine siamo 19esimi ancora, eh. Abbiamo una strategia alternativa. Ma perché? Di... Ma perché? È assurdo, ragazzi, è assurdo. Ma è assurdo. Allora. Assurdo. Direttore di gara, che cosa fa il direttore di gara? Oh. Allora, inquadratura impostazioni, piscina mi pare, sì, completo. Oh, facciamo una roba del genere, perché qua ragazzi è impossibile, impossibile. Ciao amici e amiche di Twitch. Distacco dall'auto davanti, 14,1 secondi. Incidente in pista, ma gli ufficiali non prevedono di far uscire la safety per ora. Fa attenzione. Grazie Giuli. Seguite i miei canali, grandissimi, se vi piace stare in live con noi amici, grandi, dai che forse ce la facciamo a riprenderli un po'. Devo incominciare a correre. A correre seriamente, eh. Allora diciamo che loro quando corrono hanno anche le sensazioni, dovute dal corpo per... Ciao Batman, grazie mille di essere stato con noi, grandissimo, ciao, buona giornata e mi raccomando, quando sei libero e vedi attiva la campanellina e entra dentro a chiacchierare con noi, grazie, ciao Batman, grandissimo. E fai pubblicità a tutti i tuoi amici, amico mio? Bella lì, dai, grandissimo. Madonna, oh, cambio marce, davvero impressionante. Ciao, amico.
a stasera, ciao ciao Batman, buona giornata. Ok, il distacco è 8,7 secondi. Il mio pettinino verde è mitico, Le tue spalle al ritmo di 3 decimi a giro. Il mio pettinino è tosto, eh. Sai cosa ti dico? Facciamo una cosa del genere, amica mia, perché il problema è che questo qui non è dimmi tutto! Perché non è il Gran Turismo che si riesce a parlare bene e quindi a volte sto andando lento perché mi dimentico di cambiare la marcia. Ciao amici e amiche di Twitch, benvenuti alla mega gara di Spagna 2022 Marco Dance Games, e vi ricordo che dal 1 luglio ci sarà in Day One Edition sul mio canale Formula 1 2022, quindi ragazzi e ragazze io vi aspetto al 1 luglio che corriamo con le nuove macchine, con i nuovi piloti e le nuove squadre dell'anno 2022, e la prima gara che facciamo sarà quella di Miami. Devo vedere se sto recuperando. Bisogna vedere se si riesce a recuperare, ragazzi, o la gara è già andata. Dai che recuperiamo. Meno 4,8, 4,9. È là, l'ho visto, amici miei. Dai che li recuperiamo. Poi ripeto, non è quello di prima. Che cosa? E non me lo ricordo, amico mio. Ma che bella Oli. Ci sono le nuove mod, le ho messe stanotte, ragazzi, quindi lavoro proprio per voi, amici e amiche di Twitch, per avere cose fighissime quando venite sul canale. Mi raccomando che ci sono i Miti Coin, Il mio canale ha una moneta che nel prossimo futuro diventerà anche migliore dei Bitcoin, quindi iniziate a comprare un sacco di Miticoin così diventerete ricchi un giorno. Dai che lo vedo, dai che becchiamo Mazepin. Ottimo, è tutto in salita. Il nuovo miglior tempo della gara. Stavo dicendo qualcosa della gara col team, credo di non ricordare, però se l'ho detto probabilmente l'ho detto. Allora, la gara col team di Gran Turismo 7, sì, non lo so, Lord, ti giuro. Abbiamo sorpassato Mazepin, ragazzi. 18esimi, dai che inizia la scalata. Bello, che sorpasso. Anche il meccanico mi ha detto che ho fatto un bel sorpasso. Dai che vediamo l'altro. Ok, non me lo ricordo, sinceramente, Lord. Penso che stavo dicendo qualcosa di stasera di Gran Turismo 7, che andiamo a giocare in lobby. Che abbiamo tutti la livrea di Marco Drums Games, quindi quando ti comprerai la mitica PlayStation, quando Giulia ti comprerà Fosforo, è vero? Era un po' che non succedeva sta cosa, Ti ricordi, Giulia, che mi dicevi che dovevo mangiare il fosforo? E quando andiamo a correre poi tutti insieme, quando avrai la tua bella PlayStation 5, Kasparospi, andiamo a farci la nostra, ragazzi, è durissimo fare tutta sta pista, i 66 giri, vi dico la verità che è veramente dura, mi fa male dappertutto. Abbiamo la nostra livrea di tutto il Marco Drums Game Racing Team, e poi tra l'altro col grandissimo Loki abbiamo anche il Marco Drums Game Drift Team, che Loki drifta veramente benissimo. Dai che andiamo a fregare la Tifi.
È il compleanno di Lord, una bella PlayStation 5, eh? Se è Super Nalotto che arriva la PlayStation 5. No, no, amico mio, vedrai che arriva, dai. Oh, questo come l'ho infilato! 17esimi. Non c'era acqua fresca, mamma? Solo calda? Possibile? Mamma? Non c'è acqua fresca? Solo... E mettila in frigo, 3-4 bottiglie, 5 anche. Ok, fa un caldo, ragazzi, e bere l'acqua calda è come bere la plin plin. Una cosa assurda. Infatti non mandateli con a bevi, perché ragazzi vi fate morire, eh. Ciao amici e amiche di Twitch, come state? Buona domenica a tutti, una domenica di Gran Premio. Gran Premio di Spagna 2022. Fa un caldo, ragazzi, che sto diventando tutto rosso dal caldo. Dai che andiamo a prendere Schumacher. Eh sì, infatti. lo facciamo con quelle da me. No! No! Assoluta. No! Guarda, non c'è più neanche la vi. Ehi, rispondi. Tutto bene? È stata una bella botta. Oh, e il cammello, grazie dell'iscrizione, amico mio. Dai ragazzi, un altro, siamo qua a 540. Ah, si può fare. No, ripartiamo. Ok, dai, vai. Premi quadrato, è vero, scusa Loki. Non me lo ricordavo più. Non l'ho visto subito. Caspita, ho fatto una gara pazzesca. Un incidente con detriti sparsi. Fortunatamente gli addetti hanno rimosso tutto. Ok, incidente con detriti. Niente safety car per adesso. Niente safety car, che poi è un casino quella roba lì di tenere il. Dai, andiamo a recuperare Schumacher. 4 e 7, ragazzi. Dai, che dobbiamo beccarli tutti ora della fine. È proprio vero, quando fai le cose così tanti giri è proprio distrazione, eh. Piccole distrazioni, ci vuole nulla per girarti, è una cosa veramente incredibile, ragazzi, quasi da non credere. Eccoli, sono uno di fianco agli altri, dai ragazzi che andiamo a prenderli. Purtroppo gli eventi iniziali di questa gara sono andati a nostro sfavore, mi è venuto addosso Hamilton. La lettone su quel tipo lì che non mi ricordo neanche più come si chiamava. Dai. Ti vedo in fondo. I tuoi tempi sul giro sono di un secondo più veloci di quelli del pilota che ti precede. Continua così. Dai ragazzi, pettiniamoci. Iscrivetevi al canale, amici miei. Dai, manca un follower per arrivare a 540. Forza ragazzi, amici di Twitch, iscrivetevi. Grande Giuli. Dai, che riprendiamo! Devo andare pianino, grazie Giuli. Dai, che arriviamo a 540, ragazzi! Manca solo un follower! Iscrivetevi, ragazzi! Se volete essere il 540esimo follower di Marco Drums Games, forza! Grandissimi! Sarebbe un onore mio, eh! Dai, sono tutti qua, sento il loro puzzo di scarico. Dai, PlayStation 5 per Lord. No, PlayStation 5 per il mitico Lord, dai ragazzi. Non mi devo concentrare, che devo superare Schumacher. Un bacetto. Oh, chi è che è entrato? Chi è entrato? È entrato qualcuno in box, ragazzi. Io gli ho fatto prima il cambio gomme. Sainz e Alonso. Sainz ce lo bruciamo adesso. Dai che la vedo bene, ragazzi, sta gara. Sta riprendendo a...
a girarci nel verso giusto. Dai che portiamo fortuna nella gara di oggi del mitico Charles Leclerc, che è in pole position al Gran Premio di Spagna 2022. Splendido, bella mossa. Grazie. Sono andati ai box e io li ho fregati, eh. Siamo tredicesimi, ragazzi. Dai. Dai che ce la facciamo. Dai, amici di Twitch, iscrivetevi al canale. Con un solo follower arriviamo a 5.40 oggi. Dai, amici. E amiche, eh. Chiaramente. Mitici. Comprende tutti. I miei amici maschi e le mie amiche femmine. Che complimenti. Grande. È vero, Giuli. Ogni tanto ci vuole un po' di... Russell mi ha frenato in modo anomalo, eh. Non ce la faccio a superarlo qua. Vai. Dentro tutta. Gas tutto. Dai che lo prendiamo. Oh, Russell. Ciao. Oh, Russell. Smettila. È un pazzo Russell, è un pazzo. Bisognerebbe togliergli la patente. Dai che c'è Giovinazzi, che adesso corre in Formula E. Guardalo. Per non farsi superare. Ma dove vuoi andare? Che Marco Drums ti supera. Dove vuoi andare? Dai Riccardo. Ci abbiamo Riccardino davanti. Ragazzi, gara emozionante e competitiva, eh? Competitiva al massimo. Allora, io credevo che era molto più semplice a livello anche proprio di, di fatica e sopportazione. Ho dovuto togliere il cambio manuale, ragazzi, perché mi stavano iniziando a far male le dita, eh? Troppi cambi la Formula 1 rispetto al Gran Turismo della sera. Io vi aspetto stasera alle 21 con Gran Turismo 7, eh? Quindi siete tutti benvenuti. Questo me l'ha detto anche il meccanico nelle cuffie, eh? Che è stato un sorpasso da panico. Vi aspetto stasera con Gran Turismo 7, amici, eh? Ci andiamo a divertire anche con Gran Turismo 7. Facciamo una bella lobby. Andiamo a comprare la Playmoth. La Playmute, e c'è Carla che verrà a correre anche lei con noi, eh? Quindi io vi aspetto anche stasera, amici miei. Io non riesco a vedere, Giuli, se qualcuno si è iscritto al canale, ringrazialo tu da parte mia, eh? Iscrivetevi, che se volete essere il 540esimo follower del canale di Marco Drums Games Channel. Dai ragazzi, dai, fate una bella iscrizione. Ci abbiamo davanti Raikkonen. Bisogna stare attento a Raikkonen, perché Raikkonen frena forte, eh? La turbolenza. Guarda come apre Raikkonino, Raikkonetto. Dai. Dai che l'ho fatta più forte di lui. Prendiamo la scia. Non credo di riuscire a passarlo all'esterno. Forse sì. Ci siamo toccati dentro con le gomme, eh? Mi ha sverniciato la scritta Pirelli che ho di fianco sulla gomma. Adesso sarà blu, non sarà più Pirelli. Allora, lo scopo del mio canale, ragazzi, è arrivare con OBS a fare una cosa fighissima che ho fatto stamattina, ma devo lavorarci sopra, e il Fanatec DD Pro, eh? Queste saranno le novità del futuro di Marco Drums Games Channel in un prossimo futuro, dove gli alieni vivranno insieme a noi, mi sa, perché se andiamo avanti così. Ok, comunque al 1° luglio vi aspetto per vedere sul canale di Marco Drums Games Channel Formula 1 2022, eh? Il nuovo Formula 1 che esce tra un mesetto, ragazzi, quindi se volete vederlo venite al 1° luglio in Day One Edition, lo porto su Twitch e corriamo con le nuove macchine, le nuove livree e i nuovi piloti dell'anno del 2022, eh? Quindi adesso stiamo correndo lo stesso GP che stanno correndo i nostri beniamini della Ferrari e di tutte le altre scuderie di chi ti fate voi, perché sono tutti bravi e sono tutti fortissimi.
perché già solo per essere in Formula 1 vuol dire essere i piloti più bravi del mondo, ragazzi, quindi non diciamoci sciocchezze, anche Ocon o qualsiasi pilota di questi sono veramente dei piloti assurdi. E anche se poi non ottengono risultati, ma i risultati si fanno anche in base ai soldi in Formula 1 e alle macchine che si guidano, perché non tutte le macchine sono competitive. Le gomme stanno incominciando un po' a fare i capricci, eh? Speriamo bene e speriamo di non essere penalizzato troppo al 18° giro, ragazzi, perché voi non avete visto l'inizio che siete entrati. E aspetta un attimo, Giuli, mi raccomando, iscrivetevi al canale così facciamo 540 follower. Se volete iscrivervi al canale di Marco Drans e essere voi 540esimi, fatelo subito. E come si dice, prima è entrato uomo ragno, Giuli, mi è ronzata nella... All'inizio gara una posizione. C'era allora io ero primo, mi sono venuti addosso sia Hamilton credo Ricciardo o Russell, e mi hanno spaccato leggermente il flap davanti, l'alettone. Chiaramente con l'alettone anche un po' rovinato in Formula 1 non si va da nessuna parte, non riuscivo più a sterzare e sono andato in box a cambiarlo. Ho fatto già cambio gomme e vabbè. E vabbè. Ma perché? Ma chi mi ha toccato dentro? Mi ha toccato dentro qualcuno, secondo voi? C'è una nuova strategia disponibile sul DMF. Zio Mario! Ah, hai fatto le pulizie di casa, bravissimo. Io qua, zio Mario, è stato un mega disastro, nel senso che il buon vecchio amico Hamilton mi è venuto, ha pensato bene di venirmi addosso all'inizio, come nelle peggiori gare online che si trovano quelli che vengono a bombazzo alla prima curva. E anche l'amico Russell ha pensato bene di venirmi addosso e spaccarmi l'alettone davanti, e quindi ti ho visto mentre pulivo. Ah, grande zio, guardalo, ma dai, grandissimo zio Mario, ragazzi, mi raccomando, grandissimo zio Mario è un grande, seguite anche il suo canale, eh? Andate a seguire anche il canale di zio Mario, che ha cominciato a streamare, abbiamo fatto una live fichissima insieme, e ce ne saranno altre, una bella collaborazione del grandissimo zio Mario, che lo conosco da un sacco, è un amico, e il Marco Drums Games, ma come, grazie a te amico, mi hai consigliato tu la telecamera e tante altre cose da poter comprare. Però zio Mario, porca loca, non riesco a configurare OBS. Secondo me adesso questo punto che scatta è un problema proprio del computer. Non vorrei che sia quello, ma credo proprio che sia quello lì. Vabbè, andiamo avanti noi a streamare da PlayStation 5. Siamo al 20° giro, eh? E sto andando a prendere Vettel, ragazzi, eh? Una gara tutta in salita, una gara veramente piena di compromessi e di colpi di scena, devo dire. Qui basta un nulla per stravolgere gli equilibri completi della gara. Mi raccomando, amici e amiche di Twitch, iscrivetevi al mio canale, manca solo uno di voi per essere il 540esimo. Dai, oggi che finiamo in botta, 540 amici. Dai, ragazzi. 2,0 secondi. E il cammello è stato l'ultimo, grazie. Bravo Giulio. 5 secondi. Ai mitico, non è ai, ma sarebbe punto esclamativo mitico, punto esclamativo social, per sapere i miei. Ah, Hamilton è davanti, sta facendo pure giri veloci. Porca loca. Ok. Che poi su Stream Elements le chat rimarranno a monitor e non scompaiono come qua su PlayStation, quindi è un'altra cosa figa che si può fare con OBS. Ma torniamo, noi stiamo andando a prendere Vettel, ragazzi, ragazzi, dai, oh, l'ha fatta bene, quale comando, zio Mario? Hai mitico? Hai mitico? Ok, scusa, mi ero già dimenticato. va bene, dopo vado a controllare. Sempre se ce la faccio a alzarmi dal divano e sempre se ce la faccio a
finire questa gara, perché secondo me mi viene un infartino, eh. Guardate che Vettel non vuole mollare. Ai social, ah ok, ok. Punto esclamativo social, io dico ai ma. Ok, ok, dai, dai, dai. Grazie, grazie amico mio, che mi dai una mano perché su certe cose. Oh! Ok, ok, ok. Allora. Ah, mi è venuto addosso, ragazzi. Ero esterno io, però, eh. Ero esterno mio. Oh, grazie, grazie, amico mio. Giulia mi ha detto dobbiamo creare solo uno di comando. Eh sì, infatti è quello che non riuscivo, per quello che ne ho fatti due, ma credo che dopo l'amico zio Mario riesce a. L'amico Mario riesce a farmi capire come fare un comando unico, credo proprio che sia quello. Grande, grande Mario, dopo ci sentiamo. Allora, ciao ragazzi. Ok, ok. Infatti perché è un casino, ragazzi. Voi non sapete che casino è fare quelle cose lì dei bot. I bot sono. Sì, sì, sì. Ok, grazie, grazie amico mio. I bot sono cose veramente bottose. Qui c'era un paletto, mi sa che l'ho tirato giù io, eh. Qui c'erano i paletti. Credo che nei 21 giri che ho fatto su questa pista i paletti li ho tirati giù tutti io. Allora, quanto. Sì, 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 è davvero, Giuli. Poi quando. Non è tanto un casino perché effettivamente il programma è fatto abbastanza bene. Il problema sono i settaggi. Quando c'è qualcosa che non va bene è un casino. Quando, per dire anche con lo zio Mario, quella live fichissima che abbiamo fatto insieme, c'era un po' un problema di audio doppiato. A volte l'audio sembra di essere tipo in chiesa. Non. Sono proprio dei problemi di settaggi, ragazzi. I setting. Come in Formula 1, in Formula 1 i problemi sono i settaggi, eh? Se si fa un bel settaggio della macchina, un setting, si va più veloci. 10,1 secondi. Allora, 10,1 secondi mi dice il meccanico che siamo distanti dall'auto davanti, dobbiamo andare a prenderla, eh? E credo che se corriamo così ce la facciamo anche andare a prenderla. Usiamo un po' i cordoli perché non voglio consumare le gomme, eh? Siamo al Gran Premio di Spagna, 2022, amici miei, molto 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 incredibile come Gran Premio. Allora, Carla oggi ha mangiato le sue robe dietetiche e allora io ho voluto che mia mamma mi facesse una bella pasta col gorgonzola e panna, che io amo tantissimo. Io amo il gorgonzola perché poi lo metto anche sulla pizza. Io prendo la doppio gusto, che è gorgonzola e salame piccante, quindi ci sta di brutto. Ieri sera abbiamo mangiato la pizza, quindi oggi pasta un po'. Io adoro la pasta, in qualsiasi miliardesimo di sugo che uno vuole fare, la pasta è fantastica. Stasera penso che faccio una grigliatina, per quello che poi stacchiamo e devo andare a accendere la carbonella. C'era qui anche il mio amico Marco prima, che purtroppo il cane felice stava facendo i capricci, stava litigando sia con Holly, lui ha un cagnolino di quelli col musetto, quelli che fanno così. Io la pasta la amo, ragazzi. Se non mi faccio almeno una volta al giorno un piatto di pasta non sto bene. Poi la sera posso mangiare qualsiasi roba, una bistecchina, il pesce non mi piace tanto. Un panino, formaggio, un'insalata, qualsiasi roba, un'insalata di riso mi piace tantissimo adesso. Ok, ok, Loki, bravissimo, bravissimo. Amici di Twitch, iscrivetevi così arriviamo a 540 follower. Dai amici, volete essere anche voi partecipi della chat mitica di Marco Drums Games con tutti gli amici, Loki, Giuli, Lord, tutti. Di Max, c'è dentro più, ecco. I paletti li ho tirati tutti giù io, ragazzi. Ma stasera ci facciamo una mega live di Gran Turismo 7, eh? Vi aspetto stasera a Gran Turismo 7, corre anche mia moglie Carla, quindi vi aspetto. Tante sorprese, come una che ci sta preparando l'amico Loki, le sorprese dell'amico Sharder, faremo la lobby insieme, quindi giochiamo online con voi amici di Twitch, quindi vi aspetto stasera ore 9. 21 circa, insomma, cerchiamo di essere il più possibili puntuali al 21, anche se con la grigliata a volte magari quel 10-15 minuti scappa, quindi
vi aspetto stasera. Intanto continuiamo, siamo al 25esimo giro, ragazzi, di questo meraviglioso circuito. Ecco, quella icona lì l'ho messa stanotte e siamo io e mia moglie Carla. Quella è la mia mitica cagnolina Holly, la mia meraviglia. Dopo c'è l'icona della macchina, esatto, questa è la macchina che ha fatto Scharder, si vede un po' poco perché è piccola, e quello sono io in versione pilota. E sì signore, e quella è sì signore, quando giochiamo ai giochi di guerra ci sarà l'icona di Marco Drums che fa il saluto militare. Tante tante cose, ragazzi, io porterò anche... Oh no, sempre sta curva, ma perché mi distraggo, ragazzi? Mi distraggo un attimo, colpa di Alfredo. Qui non devo accelerare, adesso si accelera. Caspiterina. E nella realtà questa cosa di tornare indietro non si può fare, ragazzi. Ma visto che siamo già al 25esimo giro, rifarmela tutta da capo, anche no. Credo che a questo punto siamo in linea un po' con il Gran Premio di Formula 1 che si sta svolgendo in Spagna in questo momento nella vita reale. A un certo punto mi sa che siamo 24 giri tutte e due, è partito alle 3, sono già le 4, ma forse loro hanno finito e io sono ancora dietro. Non lo so, io sto facendo 66 giri, non lo so nella realtà quanti ne stanno facendo loro, ma credo che sarà realistico, quindi dovrebbero fare 66 giri, un tot di chilometri per forza. Siamo con la mitica Ferrari dell'anno scorso e io, ragazzi, vi ricordo di venire al 1° luglio nel mio canale perché corriamo col Formula 1 2022, ok? Col Formula 1 2022. Non dirmi queste cose, Giulia, che mi distrago e poi vado fuori. Buonissimo, 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 ragazzi. I prosciutti e i salumi tagliati a mano sono una libidine. Madonna, che buona la salsa a quattro formaggi. E poi, esattamente, Loki, stavo arrivando, ma la Giulia mi ha rapito con il prosciutto, la mortazza tagliata a mano e l'amico Loki con la salsa ai quattro formaggi fatta in casa, ragazzi. Qui si sta parlando di mangiare alle 4 del pomeriggio, mi avete già fatto venire fame. E poi al primo, stavo dicendo, la presentazione del Formula 1 2022 con le nuove vetture, i nuovi piloti, le nuove scuderie, il nuovo tracciato di Miami, tutto il campionato, come si svolge nella realtà, Formula 1 2022, l'ho già comprato, quindi ci vediamo solo. Mamma mia, ma qui non tiene più la macchina, dai, è incredibile. E lo stesso giorno festeggeremo il compleanno del mitico Loki, ragazzi, quindi vi aspetto al primo. Io il mio compleanno l'ho festeggiato il 17 maggio e potete andare a vedere la live, che è stata bellissima, un sacco di gente è venuta a trovarmi ed è stato veramente un compleanno incredibile, i miei primi 44 anni di vita. Grandissimi, grandissimi. È registrato sia su YouTube, sul mio canale YouTube, che anche qui su Facebook. Se tornate indietro su Gran Turismo il 17 maggio vedete la serata del mio compleanno, vi consiglio di andare a vederlo perché è stata una bella serata. Allora, io non riesco a capire se stiamo recuperando o cosa, gli stiamo tirando via un po' di secondi a Perez. E qui ce la facciamo sul prato, sul pratino artificiale colorato di verde, perché quella curva lì è terribile. Allora, dovete contare che loro hanno cambiato gomme dopo di me, quindi sto arrivando un po' con le gomme non proprio top. Tra un po' ci sarà anche il cambio gomme anche per me, credo. Fai attenzione, crediamo che tra pochissimo perderai aderenza. Ah, crediamo che tra pochissimo perderai aderenza, bene. E perché?
Allora, il meccanico mi ha detto che tra po' perderò aderenza. Penso il distacco dal tuo compagno di squadra è 21,3 secondi. Sì, perderò aderenza tra un po', quindi vuol dire che le gomme sono andate. Eh sì, Loki. Eh sì, amico mio. Me l'ha detto adesso, non so se voi sentite il meccanico, perché lo sento nella cuffia. Se sentite il meccanico che parla e dice, guarda che tra un po' perderai aderenza. Ok, il distacco è 9,7 secondi. Ah, si sente? Ah, ok, ok. Pensavo che lo faceva sentire solo nelle cuffie. Sto rompino che mi dice che le gomme, l'aderenza sta andando a quel paese, ma me ne sto rendendo conto anch'io, perché non posso neanche accelerare tutto, devo fare molta attenzione, accelerare e mettere il traction control a manetta. Quanti ne fai? Quanti ne fai, Loki? Spariamo, facciamo un sondaggio. Quanti anni ha Loki? ha scritto? Grande Loki! Sei a metà tra mio figlio Leonardo e mio figlio Vittorio. Leonardo ne fa 12 a dicembre e Vittorio ne fa 18 adesso a giugno, 6-6. Adesso vediamo se vorrà farsi il compleanno insieme a noi, perché Vittorio streama sul suo canale, che tra l'altro non mi ha neanche detto come si chiama, quindi prima di potergli fare pubblicità devo sapere come si chiama il canale di mio figlio, ma è molto particolare. È nell'età che tutto quello che fa il papà non gli va mai bene, quindi lo lascio streamare per i fatti suoi con i suoi amici e mi lascia in pace. Ragazzi, voi non potete capire che dolori che ho alle gambe. Allora, visto che è una simulazione della realtà, ma non lo è, ci beviamo un goccio. Ecco, grande Lord. Al 1° luglio. Oh, Giulia, bravissima. Un bel bevi. Al 1° luglio, al 1° luglio. Ho detto giugno, forse. Ho sbagliato, al 1° luglio. Al 1° luglio, quando esce il Formula 1 nuovo. Grande. Grande zio, 31, quasi 32. Ragazzi, qui sono io il vecchietto, eh. Guadagni un secondo a giro sul pilota. Io ne faccio 23. E la grande Giulia, 33. E sei quasi coscritta del mitico zio Mario, Giulia. Io ne ho fatto 4-4, 40-40. Ho 44 anni e qualche giorno. Bella lì, ragazzi. Diciamo che sto invecchiando. Non lo so neanche se ho preso stamattina la pastiglia della pressione, perché mi sta girando anche la testa. Incredibile, ragazzi. Il distacco dalla vettura che ti precede è... Esatto, 44 gatti, 44 anni in fila per tre sul canale di Marco Drums. Esatto, esatto. Zio Mario. Ragazzi, la voglia di vivere c'è sempre, anche non so se vedete le persone anziane fortissime, non so, di 70 80 anni che prendono, vanno in moto, fanno, la voglia di vivere c'è, è il fisico che dopo un certo punto ti dice ah bello. Eh sì, anche il mitico Maurizio, grande Maurizio, l'ho salutato prima, pieno di lavoro il nostro amico Maurizio, non riesce mai a venire a giocare con noi, ma penso che magari nell'inverno riesca a venire a farsi qualche partitella. Ma io sto correndo da solo. Dov'è il
Oh, è sempre 9-9, sta correndo praticamente come me, eh? Cioè Perez e Norris stanno correndo coi miei tempi. È dura andare a prenderli, eh? Ah, le gomme sono belle consumate, eh? Appena registrato il miglior tempo. Chi ha fatto il miglior tempo? Chi ha fatto il miglior tempo? Fatemi capire chi è stato che non è stato Marco Drums Games Channel. Io sono vecchio Loki. Quanti anni hai Loki? Non ho visto. Hai registrato il miglior tempo, continua così. Sì, miglior tempo, e come faccio a non prenderli? Dai, eccoli là. Ciao amici, amiche, 13, dai, cacchio. Loki, 13 anni. Sei proprio nel mezzo, nel periodo più bello della tua vita. Sfruttalo al massimo, studia, creati un futuro bellissimo, gioca. Ridi, scherza. Una volta io a 13 anni andavo in giro in motorino tutti i sabati e le domeniche, ragazzi, col mio 50 Top Colors, doppio scarico, vabbè non dico le marche, ma il doppio scarico e le luci quelle blu di Fast and Furious, perché ai tempi che era uscito Fast and Furious che le macchine avevano le lampadine, no? Oh, la Tifi, cacchio, credevo che era quell'altro. Anch'io ragazzi, una volta esisteva l'apprendistato e poi tutti i corsi di apprendimento di delle regioni Lombardia, delle varie cose, tutti i vari corsi per Fanuc, Siemens, corsi professionali per poter fare quello che vuoi. Fate adesso, no? Non ho capito che cosa ha scritto Loki. Qualcosa di streamer. Non riesco ad andare a leggerlo. Dai. Oh, sei, eh? Lo stiamo prendendo un po'. Ah, sì, ma non è il mio lavoro lo streamer, magari, amico mio. Sarebbe fighissimo fare come lavoro lo streamer, ragazzi. Grande Giulia. La vettura davanti è 6,2 secondi. No, raga, basta un pelino che vado a leggere o fare qualcosa, una distrazione minima, eh. Caspita, sta curva qui mi ha fregato un sacco di volte. Guarda che sono lì. Se non sono dei doppiati. Secondo me sono doppiati. Quella Sharder! Ecco che è arrivato il maestro. Ciao amico mio, come stai? Oh Sharder, ti sei perso una gara incredibile. Di tutto e di più, Sharder. Tu Giorgio, controlla se si iscrive qualcuno da ringraziare, eh? Mi raccomando ragazzi, iscrivetevi. Il prossimo follower sarà il 540esimo, raga. Grandissimo Sharder. Stasera andiamo. Ah, grande Sharder. Stasera andiamo a correre con Sharder, con Loki, con chi vorrà entrare stasera a farci una bella gara in COP a Gran Turismo 7. Oggi giochiamo al GP di Spagna per
ci saranno sorprese da parte di Scharder. Porca loca, non esiste. Guarda Scharder, le icone che ho fatto, amico mio, che spettacolo. La Giulia le sto facendo vedere. Ah, stanotte le ho fatte, eh. E la da parte grande oh. Con tutte le nuove icone fighissime del canale, ragazzi, che si possono usare. La macchina con la tua livrea, quella lì, Scharder, ciao Frac, amico mio, mi sei mancato, ci grande la finestra del pit stop. 34 giri, ragazzi, ma poi la bellezza che ne ho fatti 22. No, non dire niente, amico mio, non dire niente della gara reale, ti prego, non facciamo spoiler, sennò la gente ci ammazza. Qui nella Formula 1 2021 di Marco Drums Games, Charles Leclerc è ancora dentro. 6,8 secondi. Grande, scherzavi, lo so. C'è gente che se la guarda dopo e mi ammazza, è una mazza, se lo sa. E niente, raga, infatti B-Max è venuto dentro all'inizio e poi ha detto: ragazzi, io vi saluto perché la gara se la vede stasera che sta lavorando, non vuole spoiler. Grandissimi, ragazzi, guardate le nuove icone che ho fatto stanotte, amici. Sì signore, quando giochiamo ai giochi di sparatutto. Hai visto che belle, Scharder? Stanotte le ho fatte. C'è la tua tuta, la tua macchina, la Beetle, io e Carla e anche Holly. Tutto bene, Freck. È solo che sono veramente stanco. Non credevo che fare un'ora di Formula 1 era così assurdo. Ti dico la verità. Quindi un po'... eccoli lì, Scharder, grandissimo. Penso che la 12 ore che avevamo detto in Gran Turismo 7 ieri è proprio una stupidata, sparata lì. Non ce la faccio a fare un'ora, figuratevi a farne 8, 6 o 12 di fila. A un certo punto arriva un male alla gamba incredibile, ragazzi, Sì! Volevo incominciarla quando ho cominciato quella reale e purtroppo dopo 20 giri Hamilton e altri mi sono venuti addosso e i meccanici non hanno lavorato bene per la mia macchina, è andata tutta in malora, sennò c'erano 20 giri in più. Esatto, sono un pazzo, ho voluto fare sta stupidata, vediamo un po' se ripaga. Ah, davvero? Dai, siamo quasi a 35 giri anche nella vita reale. Dai, allora andiamo praticamente di pari passo come loro. Grazie, Giuli! L'importante è essere un po' pazzerelli e pagare le tasse, La finestra del pit stop si è aperta. Urca! Devo andare a cambiare le gomme, ragazzi. Colpo di scena. Infatti non tengono più e io le andrei a cambiare subito o le cambiamo dopo un giro che magari riescono a entrare gli altri, però io non sto andando forte, quindi io farei la strategia che mi dice il mio amico meccanico Giuseppe. Allora, io l'ho beccato praticamente, Perez è qui davanti, se entro nei box chiaramente mi dà via se lui non entra, ma anche andare con queste gomme non è che sto proprio andando forte, Ciao amici e amiche di Twitch, grandissimi, mi raccomando iscrivetevi al canale se volete essere i 540esimi follower miei. Dai, ah, sono doppiati sti qua, ah. Io, ragazzi, entrerei nel box a sto punto, Grazie Giulia.
Dai, io entro ragazzi. Attenzione, attenzione. Entriamo in box. Beviamo. Dai ragazzi. Dai, iscrivetevi amici. 540, dai. Il bevi di Giulia di prima. Dai ragazzi. Dai. Un po' di stretching. Nel frattempo abbiamo effettuato tutte le sorti. Dai ragazzi. Ciao. Eccoci qua. Dai che siamo al 37esimo giro, ragazzi. 37esimo. No, oh, Giuli. Ho gomme nuove. Devo stare molto attento perché le gomme si devono scaldare, ragazzi, eh. Si devono scaldare. Da me fa un casino caldo. Anche qui fa paura. È arrivato Felice che fa un casino becco. Ci siamo, amico mio. È arrivato Marchito e la Stefi. Qui fa un caldo pazzesco. Andate pure dietro, non c'è problema. Tu vieni qui, Marchito, ti faccio passare? No, purtroppo, Marco, è successa una cosa incredibile che ha fatto tipo un rewind, come succede sempre nella vita, che quando uno è ultimo poi si può ricominciare completamente la gara. Mi hanno detto una cosa che non te la voglio dire della gara reale, quindi non te la dico. Bravo. Esatto. E non c'è spoiler in questo canale, ragazzi, non si può fare spoiler. Chi l'ha detto verrà punito severamente con 100 abbonamenti che dovrà fare al canale di Marco Drums per tutti, eh? Quindi chi l'ha detto, frac, sei rovinato a vita. Ah, vieni amore, vieni, fatti vedere Carlita. Dai, sì. Ah, Loki che scrive a Sharder che è una sorpresa, ma anche Sharder ha una sorpresa. Oh, frac, mi raccomando, rimani dentro, togli il volumozzo e quando vedrai un colpo di scena che Marco Drums arriva primo, mi raccomando, vieni dentro a commentare. 0 secondi. Mamma mia. Ragazzi, io volevo fare la live col casco, ma non ce la facciamo, non ce l'ho fatta mettere il casco perché si muore. Era realistico, no? Qui realismo al 100%. C'è la Carla, Giuli! Ah, grande frac! Stasera corre Carla Gran Turismo, fai una passeggiata un po' minore, mo' delle solite 2 ore. Ciao Carla. Uè, TM Trio, mia moglie TM, mi raccomando TM, iscriviti al canale che sei il 540esimo. Corre mia moglie, sì, è la mia ragazza, non si tocca. Grande Trio. Sì, Sad, dai, oggi entra e corre, eh. Dai, TM, iscriviti per essere il 540esimo. Dai, TM, mitico. Sì, è la mia ragazza. È la mia ragazza sempre. Mi ricordo che c'era questa canzone fighissima che ascoltavo. Sei già iscritto, TM, grande. Riscriviti ancora. Crea un altro account al cane e fai iscrivere anche al cane, TM, al canale di Marco Drums Games Channel. Così più siamo, meglio è. Guardate le nuove icone bellissime della Holly. Sì. C'è Giulia che sta mandando icone a manetta. Sono bravo, questi giorni che non c'ero. Sono stato bravissimo, Charles. Ho comprato la Ferrari F50 da 3 milioni e mezzo. Dopo andiamo a comprare la Playmoot. Ah, la Giulia. Andiamo a comprare la Playmoot, quella con la TH. Quella bella macchinetta che sembra un missile, che fa veramente schifo. La compriamo, la mettiamo nel garage, la buttiamo dentro nel ruttamazzi. Allora, abbiamo ancora all'incirca 27 giri insieme per di completa allegranza. Oh, grande Giulio. Stream Elements è il mio amico bot, che lui fa veramente tutto quello che dico a gratis, quindi già è una cosa molto piacevole avere uno che fa le cose a gratis. E poi abbiamo la miglior moderatrice del mondo, che è la mitica Giulia, che fa un botto bene il lavoro del bot. Sei un po' una donna bot. Oh, incredibile, ma come fai a fare 66 giri? Effettivamente TM, la cazzata l'ho proprio fatta, sì, effettivamente ho avuto la brillante idea di fare la gara di un'ora e me ne sono pentito dopo circa 10 secondi, però ormai siamo qui. Come si dice, the show must go on. Oh, Perez,
Dai che lo becchiamo. Perez, sei nel mirino di Marco Drums Games e io mi sposterei se fossi di te, eh. Poi fai quello che vuoi, vero Marchito? Beh, insomma, Perez, suo rischio e pericolo, insomma, cioè, io se fossi Perez, un pensierino di spostarmi un attimo, lo metterei lì un po' in preventivo. Perché... Oh! Oh! Non ci credo, sull'erba! Cazzo, Perez, sei proprio un balordo. Esclusivo del Marcone, è vero, Lord è la persona più speciale che mi ha fatto un botto di abbonamenti, grazie Lord, grazie grazie, quando ci vediamo in live ci mangiamo un panino e ovviamente lo offrirai tu, perché se no che finanziatore sei, un bel panozzo a gratis, ci sta come cosa. Oh, Perez mi sta facendo dannare, eh? Eppure, e beh, Lord, che devo pagare io un panino? Fammi capire. Esiste anche Globo, quelle cose lì. Fai i botti, Giuli. Se sei la donna bot, fai i botti. Tanto so già che li fai i botti. Allora, dai, ragazzi. Qui però l'effetto scia. Dai. Attenzione. E ci siamo bruciati l'amico Perez sul ghiaietto, ragazzi. Ai box. Ciao Perez. Ciao amico. Attenzione, facciamo troppo gli scemi che poi andiamo fuori. Allora dai, gli shard danno un po' dei tuoi soldi. No, i soldi di Lord sono tutti miei. Allora, attenzione, Felice, di non andare dove ci sono i pedali, perché se no gli schiaccio il piedino. Fai vedere Felice ai nostri amici. Julie, Lord, Sharder, guarda che bello Felice. Fa un casino incredibile. Eh sì. Era amico di Olivia, anche se oggi tanto amici non erano, eh. Ha fatto su un bordello, poi è entrato Felice a fuoco, ha fatto su un casino col gatto. Ha fatto su, è Felice. Che amore. Sì. È piccolo, quindi ha voglia di far bordello, eh? È proprio un cane imbordellato, direi. Sapete che noi sul canale di Marco Drums Games inventiamo le parole, perché se quel ragazzino ha creato Petaloso, io posso inventare qualsiasi parola che mi viene in mente che ci sta. Il distacco dalla vettura che ti precede è 6,7 secondi. Allora abbiamo 6 secondi da Bottas. Dietro di te è 39. Felice. Sì, l'ho già fatta. Allora, si chiama Felice. Perché è felice. Quando crescerà e capirà la vita com'è, che deve pagare le bollette, non lo chiamiamo più Felice, ma si vorrà chiamare Infelice. Chi l'ha detto? Lord. Lord Asharder. Ah, anch'io. Io non c'entro nulla. Se volete vi do il mio IBAN, per il resto vedetevela tra di voi. Perché? Oh, doppiati in arrivo. Oh, cacchio, pensavo che era... Bottas, e invece quello lì chi è? Che macchina è che non la riconosco? Oh, e infatti era troppo lì vicino per essere 7 secondi. E io ho detto, oh, però Bottas, eh? Chi è che schia? È Russell. Dai Russell, spostati. Adesso sono io. Sì, beh, qua, non è che... Russell, levati. Levati, Russell. Allora, amore mio, noi dobbiamo fare una 8 ore... al Gran Turismo, al Nürburgring, quindi preparati un giorno di questi. E c'è sul Gran Turismo. La 24 ore di Le Mans c'è anche quella, sì, alla Sarté. Andiamo alla Sarté, ragazzi, ho fatto 14 giri alla Sarté e ne ho avuto veramente una grandissima idea, sì, assolutamente, mi devo tirare su tipo con un muletto. Quindi amico mio, se ti chiamo e ti dico Marco vieni su a tirarmi su dal divano col muletto, sai perché? Perché abbiamo fatto 24 ore di Le Mans oppure della Nürburgring e Nordschleife. No, oggi ho fatto un'ora qui, mi sa che... Giovinazzi. Sì, Felice è fortissimo. Felice fa il giro da partito. Ancora Giulio, Felice non è che c'ha tanta voglia di farsi vedere, eh? Felì, dai, ti tiri su tu, pianino, eh? La sa fa male.
da fa mal mia mal al can. Charles ride. Allora ragazzi, io ho fatto una cosa fighissima stamattina e ieri notte fino alle 2 con OBS, non funziona una sega, c'è bisogno di un computer nuovo qua ragazzi, dovete fare un sacco di abbonamenti così investiamo su un bel computer nuovo, perché non si riesce a fare quello che volevo, la doppia cam con le cose fighissime. Ecco qui Marchito con Felice. Ciao Ciccio, dove sei Felice? Chi è questo qua? Il cane. Ciao Felice. Che mi lecca tutto, che schifo. Ma ha leccato l'orecchio. Non sento più. Beh, se vuoi far vedere Felice, aspetta. Vai! Tanto ragazzi, anche nella realtà fermano così, no? Dicono, fermi un attimo che dobbiamo far vedere il cane. Nostro amico Felice. Attenzione a non cadere, amore mio. Lì si vede bene. Felice! Oh, dopo voglio leccarti anch'io come fa il cane. Dai. Hai visto, Julie? Amore. Amore. Anche Lord. Sì, è fortissimo, Felice è... Felice è Felice. Gli ha dato proprio il nome di mio amico Marco e Stefi e Francesco, gli ha dato il nome pazzesco. Infatti la prima volta che gli ha detto, ho detto, perché gli hai dato il nome Felice? E dopo ho capito, dopo 10 secondi, che faceva un bordello. Poi hanno tipo un rullo in casa loro, incredibile ragazzi, che fa un casino quel rullo lì, è peggio di essere in un'officina meccanica, c'è meno casino nella mia officina che quello che fa Felice. Dopo 30 secondi lo vedi rispaparanzato, morto di sonno. Dopo ricomincia, fa un bordello, che dice era meglio se dormiva. Oh! Allora, vedi se c'è qualcosa da bere, amore mio, che fa un caldo. Ah, ok, bene. Sono io che ho bevuto acqua calda, bellissimo. Bellissimo. Acqua calda. Cosa, mio amor? Che cosa, mio amor? Per salutare, no! Incredibile! Ragazzi, stavamo rischiando. Ciao Felice, anche te che mi distrae. Si sta ritirando dalla gara. Oh, Verstappen si sta ritirando! Cos'è successo? No! Porca loca! Dai che vi saluto, aspetta che saluto i miei amici, ma vi devo. Io non. Vabbè, ciao. Amico, senza baciarci. È un bel ballo. Ok ragazzi, qui è successo un bordello ragazzi, quanto tanto è l'ottesimo giro, che cosa è successo? Che cosa è successo amici? Ciao amici miei, ci vediamo, salutami Franci, No, ma no ragazzi, la gomma, no Shard, non ci credo, la gomma è andata! No! Ma no! Ok, perfetto! Ok, dai! Esatto, Charder! Che disastri! Dai! Che già Verstappen si è ritirato! Almeno così aveva detto il tutti sti giri, poi perdere così, cazzo, anche Perez distanziando l'auto alle tue spalle, anche Perez ce lo rimangiamo. Allora esatto, Verstappen si è ritirato, quindi abbiamo Perez e Bottas. Dai che ce la facciamo ragazzi. Che frenata. Oh, dai, levati. Ok, bel sorpasso. Bel sorpasso, mi ha detto. Mica tanto ragazzi, sono passato addosso. Però se il meccanico dice un bel sorpasso, io ci credo, Allora Verstappen era irraggiungibile, incredibilmente irraggiungibile, quindi c'è andata di fortunella, anche se non so come è andata nella realtà il Gran Premio vero, speriamo che non sia successo come è successo qui a me, che mi sono venuti addosso. Guardalo!
Oh, ciao amici e amiche di Twitch, benvenuti ragazzi, mi raccomando iscrivetevi se volete essere il 540esimo iscritto del mio canale, grandi. Noi facciamo Formula 1, Gran Turismo, Warzone, anche il Formula 1 2022 al 1 luglio quando uscirà, e soprattutto Gran Turismo 7 con il team Marco Drums Game Racing Team e il Marco Drums Game Drift Team con l'amico Loki che ne fa da capo, perché Loki è bravissimo. Grazie all'amica Giulia, moderatrice. Io ho dovuto alzarmi un attimo per salutare i miei amici che erano qui a casa, col grandissimo Felice, e ho perso un attimo la concentrazione. Siamo al 46esimo di 66, amici, quindi gara realistica, circuito Spagna come nella realtà. Sì, è bella. L'amico Sharder stasera, che troverete in lobby perché giochiamo insieme, ha fatto dei capolavori con le livree, come livree. Devo sempre ringraziare il mio amico Sharder, proprio delle livree assurde che nessuno ha così belle. È proprio diventato il livreatore ufficiale del canale e veramente veramente lo ringrazio. E ha fatto una sorpresa stasera a mia moglie, che non gliel'ho detto. Stasera mia moglie correrà con la Honda NSX con la sua livrea. Grande Sharder. Dopo dobbiamo decidere la prossima macchina da correre insieme, amico mio, per fare le mega livree, e una mega livrea all'amico Loki, che lui è veramente attivo sul canale e si merita davvero una livrea da NSX per correre con noi. E più avanti, quando avrai tempo, amico Sharder, vedi, quelle lì sono le livree e le tute dell'amico Sharder, ragazzi, che vedete sono molto piccole, non si vedono, ma sono proprio le livree fatte da lui, della Beetle e la tuta nuova della NSX. Grandissimo, grandissimo Sharder. E poi faremo anche le tute, eccole lì, vedi, ha fatto bene a metterle con le nuove stanotte, ragazzi, sono stato dietro a perderci un bel po' di tempo perché l'amico Twitch vuole le icone tutte. Ok, allora, quando finisco io di correre, il grandissimo Lord andrà in live e spostatevi tutti sul suo canale. Allora, Lord, metti il link, amico mio. Bellissimo, bellissimo. No, no, non lo sa, non lo sa, non gli ho detto niente, Shadder. È una sorpresa che gli facciamo stasera. Io spero che non vada a camminare come al solito, che sta via due ore e arriva alle 11 di sera. Con le sue amiche qui, con Leonardo e la Holly. E Holly, che Holly va veramente tanto. Holly si fa anche 7-8 km, ragazzi, insieme a loro. Holly è fantastico. Io dopo due sono schiattato, invece Holly è bellissima che si fa un sacco di chilometri. Allora, abbiamo 6 secondi botta, se ce la facciamo assolutamente a beccarlo. Loro sono doppiati, non devo più sbagliare. Quindi Raikkonen, fammi passare, amico mio. Ecco, bravo, buttati dentro, grandissimo. Anche questo è un doppiato, Dai, 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 dai che li doppiamo, ragazzi. Questo chi è? Si nuda. Si nuda, ma chi è? Si nuda. Ok, le livree e le macchine sono quelle dell'anno scorso, perché chiaramente sapete benissimo anche voi che il Formula 1 nuovo esce al 1 luglio. E vi aspetto tutti, ragazzi, prima per fare il compleanno del mitico Loki e per provare insieme al Day One Edition il grandissimo Formula 1 2022, ragazzi. Al Day One vi aspetto tutti a vedere il Formula 1 2022. Facciamo la prima cosa incredibile, la pista di Miami, Ok, Charles, facciamo subito la pista di Miami, perché ho fatto anche una live scrivendo della pista di Miami, però è stata un po' azzardata, perché non stavo facendo la pista di Miami. Tra l'altro non so neanche se mi piace, magari poi la odio, come la mitica pista che ci sarà settimana prossima. Esatto, Sharder, così giochiamo insieme. Perché io vi devo dire una cosa, che l'amico Sharder ha comprato anche lui Formula 1 2022 e ci possiamo fare la scuderia insieme. Quindi se poi c'è la possibilità di far livrea, avremo una livrea fantastica di Sharder, ma io credo che in Formula 1 non ti faccia fare la livrea. Però vediamo un attimo, perché
magari se si può fare facciamo una cosa fighissima e faremo tutto il campionato insieme. Adesso io non so se nel Formula 1 nuovo c'è come questo la possibilità di far squadra e far tutte le cose insieme, ma credo di sì, giusto Charder? Si può fare la squadra come era su questo, fare la nostra scuderia e tutto quanto, eh? Credo di sì. Quindi poi alterneremo le live da, credo anch'io, ma non sono stato molto a informarmi. Magari qualcuno della chat lo sa e ci fa sapere. Non sono stato molto a informarmi se il Formula 1 nuovo. Allora, Gran Turismo è il gioco fondamentale base di Marco Trans Games e alterneremo con Warzone, con Fortnite, con, io volevo alternare anche con Blood Hunt, che è un gioco un po' particolare, però vediamo un attimo, e Evil Dead, che è un gioco tipo DBD dei By Daylight, e anche e soprattutto col Formula 1 nuovo. Quindi dovremo fare, esatto, stasera c'è la mega livrea che ha fatto Carla Charder, il grandissimo Charder, però non ho potuto dire niente prima perché c'era Carla che mi guardava e visto che è una sorpresa voglio che la veda stasera, con sì, la reaction, stasera scriviamo reaction di Carla alla livrea nuova. Che cosa? Non ho letto, scusate ragazzi. Oh, benissimo, Charles Leclerc. Non lo so che cosa avete scritto. Ho fatto il record però, Quindi ce lo stiamo mangiando. Stai aumentando. Ah, sì, assolutamente sì. Assolutamente sì, se lo merita il grandissimo Loki. E poi il grandissimo Loki deve fare un sacco di pubblicità con i suoi amici, con i suoi familiari, con i suoi conoscenti, così ci porta un bel po' di gente che poi ci guarda sul canale, perché corre anche lui per il grande team di Marco Drums Game Racing, team, e soprattutto Loki farà parte come pilota ufficiale e primo di il Marco Drums Racing Drift Car, Drift Team. Sto dicendo un sacco di cavolate. D'altronde 66 giri ragazzi a Charder, bravo. Stasera quando parte la live facciamo vedere queste cose qui, Loki, e dopo facciamo la lobby, perché comunque sapete benissimo che alle 21 diciamo che si stacca, perché poi dopo bisogna riposarsi, stare un po' in famiglia e andare a letto a dormire, che ragazzi io non sono più giovinello, se vado a letto troppo tardi la mattina non mi sveglia neanche col bazooka. Ok. Hai registrato il nuovo miglior tempo della gara. Nuovo miglior tempo. Ciao amore mio. Vieni tata. Vieni qui. Ti voglio passare? Prendi qualcosa da bere o qualcosa che vuoi. Così non ti devi alzare due volte. No, per te più che altro. Del tè verde. Sul finale, con le gomme quasi finite, vado a fare i tempi al giro, vabbè ci sta. E Bottas credo che sia quello lì, a certo punto credo proprio che l'abbiamo beccato ragazzi, ci siamo beccati il Bottas. Mettilo, aspetta. Allora, non lo fa. Ti vuoi sedere qui? Allora, sto rispondendo al baby di 26 minuti, 36 minuti fa di Giulia. Mi elimina il link. Allora, scrivi il nome del tuo canale, amico. Lo facevo anche a Davide. Ecco che è arrivata Carla. Amici di Twitch. Amici di Twitch, eccolo qua, amore mio. Copia e incolli. Copia il tuo canale, Loki, e incolli, oppure scrivi il nome. Allora, il canale di Lord è Lord Gimbal, ok ragazzi? Quindi se volete iscrivervi, ah, sì, ecco che è arrivata Carla, iscrivetevi
al canale di Lord Jimmon. Ah. Adesso aspetta che vedo se sono iscritti al canale di Lord. E anche il mitico Loki. Scrivi com'è il tuo canale, Loki. Io ti seguo già, Lord. Sì, noi lo seguiamo già. Vedi se segui Loki, amore. Tutto bene, adesso vedo se ti seguo, così metto già. Aspetta, tutto bene, Loki. Stiamo quasi finendo, ragazzi, ma questa pausa, bevi... Siamo quasi a 540 iscritti, amore mio, eh? Grandissimi follower. Dai, amici, vi bevo un tè freddo, un teino verde freddo in vostro onore. Se mi fate un'iscrizione arriviamo a 540. Dai che lo festeggiamo insieme. Allora, con aspetta che cerco Loki 4708. Sì, aspetta. Adesso cerco Loki. Andiamo. Ok. Inviato. Grande. Fatto. Sai una curiosità, stavo vedendo anche oggi, no? Shader, io sono stata la prima tua follower. Grande, grande Carla. Su Twitch, lo sai? Amico mio. Grandissimo. Sì, è vero. Porca loca, per far spostare il microfono, a momenti vado sul terriccio. Sì. Credo che così ti sentano bene. La sentite bene, vero ragazzi? Carla si è iscritta al tuo canale, Loki, io mi ero già iscritto. Io ricambio sempre il follower, ragazzi. Che belle noi! Quelle nuove, amore mio! Ciao amici e amiche di Twitch, iscrivetevi al canale che per essere il 540esimo follower di Marco Drums. Dai ragazzi, dai! Visto che belle? Dai. Le nuove icone, raga, eccole lì, sì. Noi due, amore mio. Che bello, amore. Ah, grande amica. Bella Shardar. Stasera giochiamo con Shardar, amore, eh? Sì, stasera non andare a correre, che devi giocare per forza. È obbligo. Guarda le icone. Ah, madonna, c'è anche questa qua. Olivia, e l'ho messa stanotte, amore mio. Ah, Olivia, no, davvero? Sì, il cane, il pilota. Ma che bello il pilota. È piccolino, ma è figo. E Marco Drums, sì signore. Forte. Ecco perché non viene a letto. Alle due sono da fare. C'è anche lei. C'è anche Holly. Ah, che bella questa. Questa è bellissima, ragazzi. Ciao amici e amiche di Twitch. Iscrivetevi al mio canale per essere i 540esimi. Dai ragazzi, dai. Stiamo finendo questa gara da oltre un'ora. Al 66 giri. Sì, è stata devastante, amore. Io avevo dato l'idea ai ragazzi che facevamo una 4 ore, una 6 ore di Le Mans o cosa al Gran Turismo, che ci davamo il cambio io e te, però mi sa che mi è un po' passata la voglia, sinceramente. C'ha le gambe qui e i piedi che non li sento più. Ok, c'è due doppiati. Cioè, corro qua, non vado fuori a camminare veramente. Ho fatto lo screenshot delle icone nere, e ho messo il gruppo di mente. Grande! Posso partecipare anch'io sul gruppo di mente? Sì. Non ce l'hai messo già? Niente. Facebook. Ah, non ce l'ho. Dai che lo prendiamo! Quanti secondi ho da quello davanti, amo? 2-4. È quello lì, eh? È in fondo, eh? Dai ragazzi, abbiamo 11 giri. Fondo, non è tanto. Eh sì, era. Sono fighi sui conti. Oh, grazie Lord. Bene, veramente. Grazie Giulia. Sto quasi finendo le gomme, eh? Il disegnino lì mi diceva che sto quasi finendo le gomme. Speriamo di non fare sciocchezza alla fine, ragazzi, e buttar via una gara così. Allora, mentre adesso non è, ma non c'è il
gruppo Discord. Sei il gruppo Discord, ma dove scrivete? Sì. No problema, no problema, ci si vede in live. Grande, grande Giuli, grazie. Sono bellissime, le ho fatte. Eccolo lì Bottas! Dai, che ce la fai, mo! Almeno se sono per il giro, non si sta con il cielo. Soprattutto. Ciao amici e amiche di Twitch, benvenuti ragazzi e ragazze. Anch'io ho fame. Anche noi. Poi continuiamo a parlare di mangiare. Dai, 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 un po' di scia. Charles Leclerc. Il miglior tempo, continua così. Il miglior tempo. Sto correndo veramente da panico, ragazzi. Marco? Sì, siamo lì, grazie. Sono un sorpreso per te, Scala, e preparatevi per stasera, ragazzi. Oh, bella lì, Loki. Per me, grazie. Io sto mancando tanto nelle live, ma perché mi sto aiutando un attimino Leonardo a camminare, a fare un po' di movimento, no? Stai camminando, vi divertite. Ma anche Leo, perché devo stare dietro. Però oggi siamo un po' tutti più stanchi, allora riusciamo a stare qui. Ma io è sempre fame, amica mia, bellissima, e io è bene per l'Italia. Eh sì. Si va a camminare perché piace. Il verde solitario ti adora, allora. No? Bottas, amici! Ci abbiamo Bottas davanti! No! Il boa solitario, sì, è troppo grosso, non è più un verme. C'ha le gomme che non tengono più, amici. La vedo veramente dura sta parte finale della gara, eh. Ah, e qui in accelerazione non riesco a prenderlo, eh. Che mi ha tirato dentro. Dai, ce l'ho. L'ho anche toccato dentro, sinceramente. Guardalo. Non vuole lasciarmi la posizione. Bella mossa, ben fatto. No, che mi sta toccando dentro. Allora. Ah, grande Giuli. È dietro, eh. È dietro. Ti tocca nell'intimo. È vero, Lord. È vero. Dai, che ci siamo, ragazzi. Riusciamo a chiudere questa mega live con la vittoria della Ferrari di Charles Leclerc al Gran Premio di Spagna 2022, ma non vorrei parlare troppo in fretta, quindi mi sto zitto perché mancano ancora 9 giri. Dai ragazzi, ci pettiniamo, perché chiaramente sapete che i piloti si pettinano mentre sono sui rettilini. Oh! Bottas! Bottas! L'avete visto? Ti sei pettinato troppo presto. E sì, perché poi ieri non... Sarà ragione l'oggi. Hai rischiato grosso, siamo fortunati che non ci abbiano penalizzato. Questa volta ha ragione. Porca sto botta, so. Oh, ma come viaggia Bottas, raga? Con la Giulia e Marco che hanno pane
Bisogna fare un panino con qualcosa. Va, 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 va! Fa sto botta! Io ho fatto finta di niente. Si sposta per toccarmi dentro, ragazzi, incredibile! Allora. Dobbiamo correre gli ultimi giri prepotentemente, raga. Un panino ci sta, Giuli. Grandi ragazzi, ragazze, dai, benvenuti su Twitch. Gran Premio di Spagna 2022. Charles Leclerc, quindi Marco Drums Games Channel, è primo. Una gara incredibile. Altro che panino. Una gara incredibile, ragazzi, incredibili. No, non dovete rompere le palle a chi vuole mangiare, dovete farvi i cazzi vostri, così si dice, ragazzi. Oh. Oh, grandissimi, dai, dai, che stiamo vincendo. Charles Leclerc, vero, vero? Vero, Giulio, dovete farvi lì. Oh, così si dice, fatevi lì vostra, che a voi non veniamo a dire niente a nessuno quando andate a camminare a fare le vostre cose vegane o roba del genere. Quindi, ok. Ho fatto anche il giro veloce. Lo so, Lord, ma a volte con questo mitico Bottas che mi sta mangiare, poi vi stai toccando al mangiare, mi state già facendo innervosire, mi si innervosisce il drago, sono discorsi che il drago poi comincia a sputare fuoco e mi brucia i capelli. Dai, che siamo alla fine, ragazzi, amore, non ti posso cagare, scusami, ma perché questa qui è veramente una gara della vita a 66 giri, mi sto a sconcentrare con te che sei bellissima, ma non posso assolutamente. E la questione del mangiare la affrontiamo dopo, quando finiamo. Ciao Zanzi! Oh, Zanzi! 540esimo follower! Grazie, amico mio! Aspetta, aspetta che dobbiamo festeggiare. Aspetta, Brava Giulia, che ti sei accorta. Zenzi. Zenzir. Grazie Zenzir, grandissimo! Festeggiamo con l'acqua, aspetta! 540 follower, ragazzi, grazie veramente di cuore, grazie, grazie, brava, brava Bragali, grazie, grazie ragazzi, dai, 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 iscrivetevi al canale. Tieni, mio amore, non so neanche dove mettere il bicchiere. Effetti speciali. Effetti speciali, ragazzi, grandissimi, cartonati, di tutto, di ma... Tienilo per la vittoria. Aspetta, aspetta. Quando vuoi contamolo. Ok. Grande, grazie, grazie ragazzi, davvero, 540 è un bel numero. È un bel numero, è una bella soddisfazione. E mi piace. Oh, bravo, bravo, bravo Loki. Credo che sono su Gran Turismo, vero? Uomo, quindi uomo tigre. Marco. Ciao uomo tigre. Partenza. Ma all'inizio, Ah, ok. All'inizio della live, un'ora e due ore fa. È ferma di cose. Carla mi sta leggendo la live due ore e mezzo fa. È fermo, Ok. Comunque ciao. Comunque ciao uomo tigre, bellissimo. Quando entra uomo tigre il mio cervello va sulla canzoncina. Na 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 ni, na 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 na. Anche El Carmelo. C'è scritto? Ah sì sì sì, il Carmelo l'ho già salutato, l'ho già ringraziato, c'è anche altri due oggi, il mitico Batman e un altro prima. E poi c'è bevi. Ecstasy mi sembra. Bevi. E poi c'è un botto di bevi. Bere fa bene, ragazzi. Marco, oh, White Fox! Grande White Fox! Nessun problema. Se non sei iscritto White Fox, iscriviti! Se sei iscritto, grazie mille White Fox! Na 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 na. Questa qui è. Vai, ti iscrivi,
oppure gli canto, perché non si può assolutamente, White, iscriviti, thank you, it subscribes, che non so se sono italiani o se sono americani o inglesi, magari brasiliero, esatto, benvenuti tutti, sì. I love Ferrari, Formula 1, Gran Turismo 7, I love PlayStation, I love Carla. I love Carla. Allora ragazzi, ragazzi e ragazze, stiamo quasi arrivando a 60... Oh, Mazepine fuori. Che notiziona! Grazie sistema che mi hai detto che Mazepin è fuori. Vabbè, noi ce l'abbiamo fatta arrivare quasi alla fine, mancano gli ultimi giri, mi devo assolutamente tranquillizzare perché attenzione sì, ah no, volevo cantare di noi italiani, è vero, volevo cantare la canzoncina alla mitica amica moderatrice Giulia, che na 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 na, e questo na na na, ragazzi, è incredibile, per l'amica Giulia un omaggio, io sono un musicista, quindi ragazzi ho fatto 30 anni a suonare, esatto, ma anche te che parli di mangiare non va bene, sì. Bella Giulia, hai visto, non si può assolutamente cantare per il copyright, ma tutti quanti capiamo la canzone che ho cantato, qual è? E na 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 Giulia, na 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 Giulia, sarebbe così, Giulia non viola nessun copyright. Allora, Schumacher, devi farmi passare, vediamo un attimo di non aver problemi con Michael con Schumacher figlio, Ralf. Ah, oh, bella Giulia, grande, anche noi, anche a Carlo. Ok, dai ragazzi, stiamo arrivando alla fine di questa gara col fiatone, c'ho il fiatone, e devo dire che probabilmente non giocherò mai più al Formula 1. No, è stata invece bella, divertente, all'inizio è stata anche movimentata la gara, inaspettata, colpi di scena. Lord, anche noi, poverino, certo, Lord. Non ci dimentichiamo mai del banchiere di Marco Drums Games Channel, ormai è il finanziatore ufficiale Mitico Lord, grazie mille amico mio. E abbiamo carburante a sufficienza per altri 5. È vero Giulio, l'ha detto fratello, hai ragione fratello mio, hai ragione bro. Intanto ho scassato il microfono perché per fare sta hai ragione bro ho picchiato sul microfono. Allora è dietro ragazzi, Bottas è dietro, 2 secondi, non mi sta mollando un secondo, e abbiamo ancora 2 giri, amo? No, assolutamente niente, no. Sì, stasera. Perché lui credo che l'abbia fatta in Gran Turismo 7. Stasera sì. Stasera vi aspetto tutti, ore 21, Gran Turismo 7, con Marco Drums Games, la lobby, Carla, assolutamente, la mitica Holly e tanto buon multigiocatore. C'è anche la mamma Wanda, che porta il caffè, grande. Sì. Ok ragazzi, dai che siamo alla fine, grazie di tutto. Ok. Siamo alla fine. Vediamo un attimo. Carla, sono amore, reggi. È vero. Allora ragazzi, dai, torniamo alla gara, che stiamo quasi finendo, 65 giri.
No, no, mo, no, no, lasciami stare. No, Carlo, Vanna, no. Via. Alla fine della gara no, dai. Vai Marco! Esatto, mi stanno distraendo ragazzi. Mi stanno distraendo, non va bene la cosa. Un giro e mezzo così no, davvero. Ok, dai, dai, dai ragazzi. Dai, all'ultimo giro, preparati. Sei all'ultimo giro. Una mezz'oretta perché domani mi devo alzare alle 5. Ok, ok, dai, entri e vedrai che ci facciamo una mega... Una mega... Dai, 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 ragazzi! Incitatemi, tutti, tutti, voglio che scrivete tutti forza Marco, dai! Dai, tutti, tutti! Facciamo impazzire la chat, tutti, scrivete tutti! Forza, dai! Finiamo col botto, finiamo col botto! Olivia è bellissima! Dai, dai, ragazzi, scrivete tutti, tutti, tutti! Facciamo impazzire la chat! No, manca ancora, attenzione che è 1:08, mi sta venendo. Caspita! No, assolutamente no, Lord! Pensa che nel casino così posso... Oh, oh! Oh raga, aiuto! Le ultime curve! Cacchio! Dai ragazzi, dai, dai, dai! Le gomme non tengono più, la macchina non va più, ho finito la benzina, sono sudato, sono stanco. Marco Dranz paura non ama, non lo so, l'ultima curva, l'ultima curva, l'ultima, l'ultima, l'ultima. Sì, ce l'hai fatta, complimenti. Un'ora. Pilota del giorno Fernando Alonso! Ma vaffanculo, scusate, ma vaffanculo gioco! E vai! E vai! Cosa è dovuta la vittoria di oggi? Oggi hai vinto, ti hai dimostrato. E vai, raga! La capacità di mantenere la calma persino nei momenti di massima tensione è stata fondamentale per capitalizzare sugli errori degli altri piloti. Bella ragazzi, amici miei, grandi, ce l'abbiamo fatta! Ha fatto lo screenshot! Tu sei pilota a fine del giorno, sei infatti poi... sì! Champagne! Chiudiamo bene! Grande, oh. Ragazzi, guardate come sono sudato, sono addirittura rosso, mi sta venendo mezzo infartino, però non fa niente, questo è un camion, amore. Sì, così va sulla PlayStation 5, sul PC. Prima che fa qualche pazzia. Oh, calmati amore, calmati amore. Ma un bel bacio. Oh. Un'ora 23 minuti 409. Un'ora 23 minuti 409. Salviamo il replay. Lord, salva replay. Vediamo la highlights in piena allegranza, in piena allegranza, e ci salutiamo ragazzi con gli highlights. No! Cosa è successo? Io non ho fatto niente. No, sono stato io. Gli highlights della gara, amici miei, gli highlights. Una seduta, signora. Oh, Scharder, guardate, la macchina era in folle, non è partita, non è partita. Ecco ragazzi, vedete, facciamo il commento ufficiale. Ecco, grandissimo, Marco Dranz partito dalla pole, ha avuto delle problematiche e non è riuscito a partire giusto dopo 66 giri, però il campione è lui. Quindi tutto pronto, grande Loki. Una piccola fuoriuscita al quarto giro, ma nulla di preoccupante. Grande Loki, assolutamente. Stasera vi aspetto tutti alle ore 21, eh? Ok, amici miei, su Gran Turismo 7. Ecco qui il mitico Charles Leclerc che sorpassa, non ce la fa, ma grandissimo per aver provato. Oh, scodata al giro 20.
66 giri, amici miei, è una soddisfazione, eh? Poi 66 giri davvero fatti proprio giusti, senza tante scorrettezze, a parte un paio che li abbiamo buttati fuori, ma proprio perché li abbiamo toccati. Questi sono gli highlights, eh? Gli highlights, non telecronista Marco Drams, non ce la faccio, però guardate che mega gara che abbiamo fatto, amici. 44esimo giro, sembra di essere nel Gran Premio Reale, eh? Comunque anche Formula 1 ha una grafica, ragazzi. Oh, incredibile! E qui è quando ho salutato i miei amici, quando Marco e la Stefania, Francesco e Felice, il cagnolone, Felice, sono andati via. Ecco qui, dietro la Honda. Oh, sorpasso incredibile! Vediamo! Non ci siamo toccati, eh? Hai visto? Sorpasso, oh, poi vabbè, lui ha voluto fare il figo a spostarsi, però senza sorpasso, ma sto giro ti è venuto un tic alla mano, il tic, così, no Sharder, ho salutato i miei amici e quando sono ripreso c'era il volante storto, allora è successo un po' un casino. Oh, questa battaglia con Perez è durata un po' di giri, però sono riuscito a vincere e Perez a un certo punto ha detto lasciamo vincere Marco Drams perché se lo merita. E non sicuramente non più com'è. Sì. Com'è andata, Fraco? Vinto, ma tu devi andare a vederti la registrazione. Tutti i 66 giri. grandi. Oh, grandissimo Frac, sì, ma c'era dentro già la prima che ha studiato. Sì, ma non ha sentito. Non ha sentito tutto questo. Tutti hai perso la commemorazione, la felicità, mamma mia, lo spumante in casa, bellissimo. Ok ragazzi, allora io davvero vi ringrazio tantissimo. Marco ha vinto, assolutamente sì amici miei, Marco Drams ha vinto con questa meraviglia e con l'immagine della Ferrari vincitrice del Gran Premio Spagna 2022, Charles Leclerc, comandato da Marco Drams Games Channel Racing Team Formula One. È tutto, chiudiamo con il beppettare di Carla e ci vediamo stasera ore 21 insieme, corre Carla, corre Marco. Sorprese del mitico Loki, sorprese del mitico Sharder, facciamo la lobby. Ciao Jack, ciao Loki, ciao tutti amici miei. Ciao Julie, ciao Lord, ciao Sharder, ciao Jack, ciao Frack, ciao tutti, ciao tutti. Ciao. Aspetta mio amore. Guarda. Aspetta mio amore che chiudiamo. Vai. Vai, continua ancora. Ciao! Va bene, Sharder, ore 21. Ciao amici! Ci vediamo stasera!